lascerei quindi la parola al Presidente Burlando. Vi ringraziamo di aver accolto questo invito, che ha lo scopo di fare un momento il punto su un quadro complessivo della situazione degli assetti industriali di questa regione, per verificare l'andamento di una serie di vicende che si sono chiuse in maniera positiva nei mesi passati, ma il permanere anche di alcune vertenze particolarmente difficili per alcune aziende e dall'altro anche il permanere di un quadro di incertezza che al di là delle vertenze è aperto e esiste, a cominciare dalle prospettive di tutto il gruppo che tutte le aziende che sono legate a Finmeccanica e in modo particolare alle questioni che riguardano per Genova la Selex ES. Quindi era questo un po' il motivo. Io direi che il Presidente apre la riunione. Sì, siamo un po' in ritardo per il traffico, ma anche perché alcuni non hanno partecipato alla chiamata all'assemblea dei lavoratori dell'amianto. Mi pare che questa sia una vicenda che si va concludendo positivamente. Dovrebbero essere circa 700 quelli che beneficiano della legge che il Parlamento sta licenziando in questi giorni, con una ricaduta positiva anche su alcune aziende, in particolare su Ilva, dove forse cominciamo a convergere tra forza lavoro e effettivo lavoro in questo momento così difficile. Insomma, abbiamo chiesto di vedervi, devo dire anche su richieste di alcuni di voi, insomma, per fare un po' il punto con le realtà delle fabbriche, dei porti, in particolare con quelle delle grandi imprese, diciamo, delle più significative realtà portuali. Dopo tante vertenze, concluse per lo più fino a questo momento anche abbastanza positivamente, comunque con un'intesa sottoscritta, firmata dai sindacati, dai lavoratori, dalle istituzioni, dalle aziende, e mentre sono da consolidare alcuni risultati, è in corso alcuni ulteriori approfondimenti, alcune vertenze significative, insomma. Ci sembrava giusto, al momento in cui ci apprestiamo a concludere un lavoro lungo, che tra l'altro nel settore del lavoro e dell'industria e dell'attività produttiva ha avuto continuità di interlocuzione con voi, insomma, con Enrico Vesco, che appunto è quel lavoratore d'amianto, ma arriverà, e con Lorenzo Cucinelli, fare un po' il punto insieme del punto a cui siamo arrivati. Io dirò alcune cose, poi ne direte molte voi, insomma, e assumere anche un po' di orientamenti su alcune partite, insomma, invece ancora aperte. Vorrei partire da Ilva, le dico così come mi vengono in mente. Mi pare che abbiamo fatto un buon lavoro in termini di ammortizzatori, siamo sostanzialmente a posto a questo punto per un lungo periodo, speriamo che non ce ne sia bisogno. Adesso si apre la questione della proprietà, diciamo, di Ilva, e vorrei esprimere, come dire, un orientamento positivo sull'ipotesi che lo Stato mantenga un ruolo importante almeno per un certo periodo in questa vicenda qua, perché è evidente che se chi vuole investire non si fa carico dell'ambientalizzazione in termini economici, ponesse, come dire, in discussione i livelli occupazionali, avesse magari la tentazione di acquisire più un mercato che un'azienda, allora forse è meglio andare cauti, avendo anche la possibilità di investire una quantità rilevante di risorse del privato in un processo di ristrutturazione guardato al pubblico. Mi sembrerebbe abbastanza significativo, insomma. Abbiamo avuto occasione di scambiarci opinioni in questi ultimi tempi, di parlare col governo, anche di capire cosa pensate voi, di parlare con Nudi. Mi pare di capire che la vicenda si consumi nei prossimi giorni, pochissimi giorni. La nostra opinione è che una presenza pubblica in un passaggio così delicato possa essere una garanzia. Ecco. Naturalmente è evidente che bisogna traguardare sempre obiettivi di mercato, di sostenibilità economica per l'azienda. Nel caso di Genova l'operazione amianto mi pare che potrebbe anche ridurre la forbice, appunto, in modo significativo. Però era importante capire un po' anche cosa pensano i lavoratori e la RSU di questa azienda così importante. Un'altra vicenda che sta consolidando è Piaggio.
Volevo sottolineare che in questi 10 anni non abbiamo mai fatto un accordo separato, questo mi sembra forse un unicum italiano. Siamo sempre riusciti ad avere accordi con la totalità delle sigle sindacali presenti in azienda, al tavolo trattative. Piaggio forse è stata la più difficile, a un certo punto sembrava quasi impossibile raggiungerlo. L'accordo è stato raggiunto e adesso si apre una pagina, diciamo, di applicazione di quell'accordo. In sostanza voi sapete che in particolare per Genova è prevista la possibilità di scegliere, diciamo, tra il trasferimento e no. Il trasferimento può riguardare in parte un cambio da Piaggio a Piaggio, per capirci, e in parte un passaggio da Piaggio a outsource, quindi all'area. È evidente che probabilmente il livello di accettabilità è diverso, anche se nell'interlocuzione con questa azienda abbiamo avuto l'impressione di un interlocutore serio, insomma. Questo problema c'è anche sul finalese, naturalmente, nel senso che anche lì c'è un problema di passaggio verso l'outsource. Quello che ci dice Esposito è che lui pensa di operare lì alla fine del mese di aprile, almeno questo è quello che ci ha indicato. E adesso nei prossimi giorni o subito dopo le feste, addirittura anche prima, con Guccinelli, Vesco, vorremmo aprire questa seconda fase della vicenda, no? Perché insomma, ormai tanti lavoratori lavorano già a Villanova, anche una parte di genovesi di staff, e tuttavia ora c'è un complesso meccanismo di trasferimenti da Finale, diciamo, all'area. Da Genova a Piaggio, da Genova all'AER, che va discussa col mondo del lavoro, libero questo di esercitare le sue opzioni. Insomma, non abbiamo ancora detto, ma lo diciamo oggi, che abbiamo fatto una proposta a Piaggio, bisogna vedere quanto vale questa proposta, quella che sia Filse, cioè la regione, o meglio la finanziaria di cui fa parte la regione, ma altri enti, ad acquisire, diciamo, la disponibilità dell'area per poi promuovere nel suo complesso un processo di ristrutturazione di quell'area perché possa accogliere nuove aziende. Insomma. Ed eventualmente, se queste aziende avessero, come dire, una possibilità di crescita occupazionale, ovviamente la priorità va data ai lavoratori di Piaggio, insomma, che non si volessero trasferire o che non si potessero trasferire, perché ricordiamo che c'è anche un esubero. Sostanzialmente i lavoratori di Piaggio in parte rimangono in Piaggio a regime 250, Piaggio-Genova, chiedo scusa, in parte sono destinati a Piaggio-Villanova, in parte sono destinati alla LAE, ma c'è anche una quota di esuberi e quindi la possibilità. Ci siamo visti un paio di volte con Guccinelli, se, certo, naturalmente dipende da quanto vogliono, perché qui si svelerà anche un po' qualche arcano, no? Se, diciamo, se la cifra è ragionevole, Filse se la sente e a questo punto possiamo acquisire quel bene e insieme all'autorità portuale, che è proprietaria, tra virgolette, delle parti in concessione, possiamo provare a richiamare lì alcune aziende. Alcune sono già state lì e se sono rose fioriranno. Insomma. Il ragionamento è analogo a quello che si può fare per Ilva, nel senso che se adesso si va finalmente a regime con lo stato proprietario, almeno per un po' d'anni, insomma, e se anche, come dire, il nuovo assetto si confermerà la disponibilità, finora sempre confermata, di rendere disponibili alcune aree, è chiaro che chi va a investire su quelle aree, se accresce l'occupazione, deve farlo a favore di quella quota di lavoratori di Ilva che fossero ancora in esubero, anche se l'amianto dovrebbe, diciamo, abbastanza aiutare, insomma, a semplificare una matassa abbastanza complicata. Insomma. Noi abbiamo avuto contatti con diverse realtà, ora poi è chiaro che queste diverse realtà si orienteranno come credono, insomma. Abbiamo avuto contatto con un'azienda che ora è in Valbisagno ma che vuole crescere, che si chiama Phase. Abbiamo avuto contatto con Toshiba, che a dire la verità ha girato già mezzo mondo, ma insomma. Abbiamo incontrato anche con gli altri, cioè le Master, insomma. E quindi, come dire, abbiamo detto che se da una parte Piaggio è disponibile a un prezzo ragionevole a darcele e dall'altra sentiamo un interesse,
allora possiamo fare un'operazione noi. La cosa mi sembra convincente perché Piaggio dice una cosa anche giusta, non vogliamo vendere a pezzetti, no? Cioè vorremmo cercare un interlocutore che si faccia carico del riuso industriale dell'intera area. Ora, siccome spesso su queste aree industriali poi ci sono appetiti diversi da quelli industriali, se per una volta ciò che è industriale rimanesse industriale mi sembrerebbe, come dire, un obiettivo giusto, insomma. Vieni Enrico, hai sedato, era facile oggi, no? Oggi era facile, infatti oggi sono andato, perché quando è difficile ci va lui. La vicenda che ho detto richiama subito la questione di Esaote. Ho letto che anche la prossima convocazione mi pare non destinata ad avere successo. Noi abbiamo visto più volte, oltre che il sindacato, anche l'azienda, anzi le aziende, e ultimamente Vesco, in un'occasione difficile, ha incontrato anche i lavoratori di OPV Ratto. Insomma. Ora, io proverei a metterla così, diciamo. A me pare importante che Esaote, come dire, almeno in quella parte che Esaote vuole continuare a, come dire, a sviluppare internamente, vada ad Azzelli consolidando un polo che ha un certo interesse produttivo e in cui potremmo avere anche una significativa presenza di IT. IT non si trasferisce se va, semplicemente si ingrandisce. Insomma, noi pensiamo che si possa passare dagli 800 lavoratori attuali a 1100, tanto è il numero che pensiamo possa, diciamo, essere assunto in collina ad Azzelli. E poi pensiamo che la parte di Esaote possa andare a costituire un terzo nucleo produttivo importante insieme a quello di Ericsson e di Siemens, in condizioni di salute molto diverse l'una dall'altra, insomma molto meglio Siemens che Ericsson evidentemente. Dopodiché arriva un nodo che va sciolto con voi, uno dei nodi di questi giorni. Se a determinate condizioni si accetta o non si accetta che una parte della produzione, in analogia a quello che è successo con Piaggio, venga esternalizzata a un soggetto che abbiamo incontrato e che ci sembra un soggetto anche abbastanza forte e che, come l'AER, dice che potrebbe portare qui alto lavoro oltre a quello che gli dà attualmente Esaote, o meglio, oltre a quello che attualmente Esaote da fuori, diciamo, o che gli darebbe, diciamo, Esaote se si concludesse questo accordo. Insomma, il passato vale più per l'AER, perché l'AER ormai con Piaggio ha concluso un accordo, cosa che non è ancora avvenuta con le master. Ora, l'idea che la proposta che vi facciamo è questa, in buona sostanza, di aprire un tavolo in cui siano tutti presenti, cioè Esaote e le master, non so se dire Messerato perché è difficile dire adesso in che condizione è Messerato, ma diciamo di sì, e poi i rappresentanti e i lavoratori sia di Esaote che di OMS Ratto, perché evidentemente adesso in questo momento non ci sono lavoratori ancora impiegati presso le master che provengano da queste nostre realtà genovesi. Ci sono due punti, mi pare, o tre punti. Il primo è se a determinate condizioni si accetta o non si accetta, diciamo, l'esternalizzazione. Questo, diciamo, è una scelta, come dire, che deve fare il sindacato. Il secondo, che è imprescindibile, è che l'eventuale azienda, diciamo, che accoglie questa esternalizzazione abbia la sua attività nel comune di Genova. Ci sono avanzate diverse ipotesi, l'ultima, ma sono tutte ipotesi che finché non si fa una cosa sono ipotesi, che possa addirittura costruire un suo fabbricato nella piana di Azzelli accanto, diciamo, a Esaote. E la terza condizione è quanta gente ci va, cioè quanto questa azienda riassorbe di lavoratori di Esaote. Immagino che siano tutti quelli, come dire, no, che fanno un certo lavoro che vuole esternalizzare, immagino. E poi quanto
diciamo, si riassorbe di un messerato, con la possibilità eventualmente di provare a individuare un percorso a crescere che vada oltre il numero di addetti, che è un numero ballerino a seconda delle persone con cui parli, di quelli che adesso, come dire, lavorano per, o lavoravano per Esaote. La situazione lì mi sembra molto complicata, se ben capisco, perché nel caso di auspicabile una crescita, come dire, del fatturato di questa azienda, possa prioritariamente saturare quella forza lavoro. Ecco. Non so se mi sono spiegato, spero di sì. Ora, diciamo che a questo punto ci direte un po', siete d'accordo col Comune, possiamo attivare questo tavolo. Voi sapete che poi il Comune è coinvolto anche in una vicenda urbanistica che non è indifferente per, diciamo, le quadrature economiche di questa operazione, e che il Comune gestisce in funzione dell'accordo sindacale, sì o no, no? Più o meno posso dire così, insomma. E quindi, se siamo d'accordo già in settimana o nei primissimi giorni della prossima, o a cavallo tra Natale, diciamo, e Capodanno, Vesco e Cucinelli potrebbero attivare un rapporto in cui cerchiamo di venire a capo di questa vicenda qui, insomma. Il 18 Cucinelli a Roma, nonostante il consiglio per Tirreno Power, siamo l'unico ente che ha impedito che si concludesse negativamente questa vicenda della conferenza dei servizi. L'abbiamo fatto perché non abbiamo paura di nessuno e perché pensiamo che la posizione nostra sia giusta e perché chiediamo al governo come ci si deve comportare se avendo tre centrali in Liguria due funzionano in un modo e una si vorrebbe che funzionasse in un altro, insomma. Non so, credo di essermi spiegato bene, no? Siamo sempre stati molto netti anche negli anni precedenti, perciò non abbiamo niente da farci perdonare, tanto per essere chiari, da un punto di vista ambientale e così via. E pensiamo che di dover difendere davanti al sottosegretario alla presidenza del Rio, che appunto il 18 ha convocato questa riunione, è un'impostazione che chieda atteggiamenti omogenei per ciò che riguarda le emissioni in tutte le centrali italiane. Io penso che per quel pezzo di Liguria perdere diretto e indotto dalla centrale sia una botta micidiale. Stiamo lavorando perché lì possa andare un'azienda nuova che si chiama Remacut. Mi pare che siamo anche abbastanza a buon punto, un'azienda nuova che si insedierebbe, mi pare, con 70-80 addetti, che cerca uno spazio in riva al mare, che troverebbe nel lembo più di ponente, diciamo, del territorio dell'autorità portuale. Poi, diciamo, bisogna gestire un processo importante che riguarda Fincantieri, visto che hanno suscitato molto interesse alcune affermazioni che ho fatto nei giorni scorsi. A me pare che Fincantieri sia fino ad oggi forse il risultato più grande ottenuto, nel senso che qualche anno fa, quando ci fu l'avvertenza, guardo Trocco e laggiù, non sembrava possibile difendere tutti e tre, o comunque i cantieri, o quantomeno sembrava molto difficile. Insomma, mi pare che abbiamo fatto un discreto salto. I due cantieri di Muggiano e di Riva, con la legge navale, i cui atti attuativi si firmeranno forse entro la fine dell'anno, hanno una prospettiva di parecchi anni di lavoro, 5, 6, 7. Riva ha avuto alcune commesse di mantenimento, diciamo, alcune programmate, una programmata come la Chiatta, una estemporanea come il Cassone della Concordia, e poi da qualche mese lavora a una nave da crociera. E insomma, siamo confidenti che si possa ufficializzare anche il secondo ordine, che credo che in cantiere ormai sia una cosa data abbastanza per acquisita. Insomma. La questione che mi è stata posta da alcuni lavoratori, in particolare da Ghio nei giorni scorsi, apre però un secondo fronte che io credo sia giusto aprire. Poi spero che la cosa venga interpretata nel modo corretto. Insomma, com'è il rapporto tra numero di persone, diciamo, stabili e numero di persone ridotto, insomma. Uso le parole di Ghio senza chiedergli permesso, ma penso che si possa, come dire, insomma.
Abbiamo salvato unità produttiva, ma vorremmo salvare anche occupazione stabile del territorio che possa anche rinnovarsi da un punto generazionale. Perché poi questi cantieri sono anche, queste fabbriche sono anche identità territoriale, no? Io penso che questo tema vada posto nei termini giusti, penso che ci capiamo, lo dice una persona che non ha accenni politici di un certo tipo, e che però sia una questione che va posta, insomma, dopo averli salvati bisogna capire quanto Fincantieri punta su un'occupazione stabile, diciamo pure locale, perché non credo che sia niente di male, insomma, e quanto li voglio usare come perno per un indotto, come dire, importante, ma ovviamente meno radicato, più fluttuante e meno certo, insomma, no? L'ho detto con chiarezza alla stampa, l'ho ridetto anche poco fa, a me pare che sia giunto il tema di il momento di aprire questa pagina, questo tema. So che l'azienda pone una serie di questioni che riguardano la produttività, diciamo, le rese, la produttività, le rese lo direbbero nei porti, la produttività, è un tema che si affronterà, però noi dobbiamo ricominciare a mettere i giovani dentro le fabbriche, insomma, perché siamo riusciti abbastanza ad impedire che chi era dentro, come dire, ci stesse fino a quando non sceglieva lui di andare via o fino a quando non andava in pensione, no? Però se guardiamo i numeri pre-crisi e di oggi, non dico post-crisi perché non si può dire, un problema di, no, di caduta c'è, insomma. E quindi mi pare che vada posto con una certa forza il tema di ricominciare ad assumere dentro queste aziende, insomma. Poi c'è tutto il tema Finmeccanica, che è un grande tema. Adesso parto da Ansaldo, che ormai non è più di Finmeccanica, ma ho visto Gorno Tempini sabato mattina arriva. Cassa Depositi e Prestiti ha firmato il closing con Shanghai Electric, quindi diciamo è completamente operativo l'accordo presentato l'8 maggio, siglato l'8 maggio con il Presidente del Consiglio dei Ministri di Ansaldo Energia. Mi dice con Tempini che si cominciano ad avere primi timidi segnali di una possibile espansione nei mercati asiatici grazie a questa partnership. E avete visto che l'accordo Cina-Russia sulla fornitura di metano, sono numeri impressionanti, evidentemente apre la strada a un diverso mix di utilizzo di fonti fossili in quel paese, cioè più gas, e più metano e meno carbone, perché avendo costruito negli ultimi 10 anni quel paese una centrale a carbone alla settimana, questa è la media degli ultimi 10 anni, 500, proambientale con una massa così grande è diventato molto rilevante, c'è un orientamento a cambiare gradualmente il mix andando verso un riequilibrio tra gas, appunto, tra metano e carbone. Ho avuto un colloquio con Moretti, come mi ha chiesto anche il Consiglio regionale, la prima volta che ne parlo. Ci vedremo subito dopo le vacanze di Natale. Per prima cosa, ma questo è noto, non c'è stata l'accelerazione che molti avevano previsto sulla vicenda Ansaldo Breda. Non voglio dire che si cambia direzione, non c'è stata l'accelerazione che molti hanno previsto sull'operazione Ansaldo Breda. Voglio dire come la capisco io, che certo potrebbe essere il tentativo di dare più spazio perché accanto all'offerta cinese se ne manifesta, accanto all'offerta giapponese se ne manifesta una cinese, e per giocare sul prezzo, tirare sul prezzo, però potrebbe anche essere, come dire, che si debba fare che si possa fare una riflessione più attenta. Non è al momento in gioco CDP come nel caso di Ansaldo Energia, l'ho appurato appunto sabato, non voglio, anche se secondo me non sarebbe poi così male, diciamo che ripetere un'operazione sì, ma non è attualmente in gioco. Ci sono però alcuni segnali, come dire, interessanti, nel senso che intanto le prove di questo ETR 1000 che ha anche un po' di liguritudine dentro, perché è roba di Vado, no?
stanno andando benissimo e il numero di ordini comincia a far considerare la parte debole di questa accoppiata come una parte un pochino meno debole, no? Quanti ne fanno, Enrico? 50? 50. E poi avete visto che, diciamo, le ferrovie hanno dato un'importante commessa stabile, diciamo, a Breda in termini di manutenzione agli ETR, e quindi questo comincia ad essere un secondo pezzo di un ragionamento un pochino più articolato. Insomma. Ora, voi sapete che ci sono alcuni stabilimenti del sud in difficoltà significativa, mi dicono che si sta recuperando un po' su Reggio, ma che è sempre messo in condizioni complicate a Palermo. Tuttavia, diciamo, visto che si è preso una pausa, penso che vada sfruttata questa pausa per ragionarci, diciamo, con un po' più di calma. Insomma, noi siamo molto interessati, intanto, nel suo complesso, a questa realtà, ma poi evidentemente a capire bene cosa accade di STS, che sì, che è un'eccellenza in sé, ma tuttavia, diciamo, non so come dirla. È vero che se vengono ad acquistare aziende vuol dire che è un segnale di vitalità di un paese che attrae investitori, ma se le vendi tutte non so se va bene, insomma, ecco. Non so come dirlo, ecco. No? C'è un segnale positivo perché vuol dire che si considerano un paese in cui si può investire, rischiare, però se c'è una simmetria totale, diciamo, tra ciò che compri e ciò che vendi, alla fine non è che il paese ne esca proprio forte. Quindi bisognerà avere, cioè, quando Fincantieri compra un grande cantiere di offshore nel nord Europa, voglio dire, è un fatto di consolidamento anche di questa realtà che è qui. Pensate alla progettazione, pensate ai quadri, no? Ai tecnici e così via. Comunque, subito dopo le feste, appunto, veramente l'appuntamento era già programmato, ma è stato, come dire, differito perché è un giorno di quelli complicati dal punto di vista del tempo atmosferico. Naturalmente abbiamo parlato anche di ES, mi ha assicurato che non ci sono né decisioni né orientamenti, so che questo è un tema sensibilissimo e vorrei anche chiedergli di, come dire, aprire una riflessione a più voci, cioè istituzioni, impresa, holding, che poi tra imprese e holding mi pare che la differenza stia andando a svanire, insomma, e mondo del lavoro, quindi sindacati. Voi sapete quella realtà lì, adesso parlo di SLXS, naturalmente una realtà che conosco bene. Non credo che cambiare 20 volte nome e mission porti bene un'azienda, mettiamola così. I miei ex colleghi, ce ne sono ancora un po', mi dicono che si affatica a capirci qualcosa, no? E quindi bisognerebbe dire una parola un po' definitiva, non tanto su come si chiama, non tanto a dove stanno, perché ormai stanno tutti dove stavo io in Elsag, in via Puccini, ma diciamo un orientamento un po' definitivo, diciamo, su quello che devono fare. Ora, tenete presente che uno schema secondo cui si colloca nella realtà con un po' più di margine perché lavora in un mercato come quello della difesa e poi muovi tutto ciò che non sta lì dentro, non è uno schema che possa avere un grande futuro. Insomma, noi dobbiamo sognare un mondo in cui ci siano paesi emergenti che investono più su trasporti e energia che su difesa, insomma. E quindi dobbiamo essere pronti, come dire, senza nulla togliere a quel mercato lì, ad avere un mix più attento, diciamo, di interlocuzione con quei paesi lì, insomma. Mi diceva un rappresentante della Banca Mondiale, che genovese, che loro stanno vedendo uno spostamento netto di richiesta dei paesi emergenti verso il civile piuttosto che verso il militare. Insomma. E quindi questo mi pare una cosa da seguire con moltissima attenzione, questa evoluzione, questo processo. Insomma. 8 mi sembra meno coinvolto da questi processi, diciamo. Ha subito un cambio di management abbastanza, come dire, improvviso, no? Prima col passaggio di Ardella alla presidenza, poi con l'uscita totale, quindi diciamo il polo Spezzino, MBDA e Ottovo, sì, va seguito con attenzione, in particolare MBDA, dice, non si sa mai se dire lo Spezzino Cuscinelli perché si offende, diciamo,
la rappresentante della provincia di Spezia Cucinelli, così va bene. E questo è un po' il quadro, insomma. Sono arrivato a Bombardier. Abbiamo fatto un'operazione importante su Bombardier che negli ultimi anni ha preso dei colpi, insomma. Sono successe cose complicate lì dentro, molto complicate. Tutto quello che si poteva fare per spingere, diciamo, perché Bombardier mantenesse un mercato, diciamo, nel settore, diciamo, in cui è leader, no? Come si chiamano, com'è la sigla? Quei locomotori che ne hanno fatto centinaia e centinaia. 464 l'abbiamo fatto fino al punto da cambiare l'orientamento su quello che dovevamo acquisire noi per favorire il fatto che si acquisissero, diciamo, ordinativi da parte di quell'azienda. Adesso abbiamo approvato, mi pare venerdì, no? Una delibera con cui noi sosteniamo dal punto di vista delle risorse comunitarie l'azienda, perché questa azienda con investimenti europei possa sviluppare, diciamo, progettualità e brevetti, insomma, che sono molto costosi e che sono anche investimenti a rischio, perché tu potresti anche spendere soldi e poi non fai niente, ma ci avete detto voi che se non fa questo fa una brutta fine, insomma. E quindi abbiamo investito risorse europee veicolate attraverso di noi perché l'azienda possa... Naturalmente poi è chiaro che deve competere, ma insomma, credo che queste risorse possano aiutare questa azienda ad andare in questa direzione. Volevo dire ancora una parola su Demont, che abbiamo visto in queste settimane molto preoccupata perché c'è una commessa libica che può fare del male e ce ne siamo occupati col Ministero degli Esteri e credo che le cose possano andare meglio. E poi c'è un tema che riguarda, diciamo, la riforma del lavoro, per cui abbiamo attivato un rapporto tra azienda e Ministero del Lavoro perché si possa comprendere che un certo tipo di attività di Demont è assimilabile più all'edilizia, cioè a personale di per sé rotativo, diciamo, cioè parole commesse di manutenzione su grandi impianti e così via, insomma. Non abbiamo invitato oggi Agnesi perché Agnesi è a Roma, oggi al tavolo c'è Barbagallo. Abbiamo visto però i lavoratori anche davanti a Agnesi stessa e abbiamo visto più volte Colussi, abbiamo aperto un tavolo che sta coordinando Cucinelli anche lì per vedere se c'è possibilità di investire risorse europee e così via. In particolare, diciamo, abbiamo scongiurato l'ipotesi di missione dell'attività storica con la pasta e abbiamo concluso, ci siamo accorti sul fatto che almeno per 2 anni questa produzione prosegue, quindi possiamo fare questo lavoro di, diciamo, di coordinamento un po' più, come dire, con tranquillità. Volevo infine parlare di alcune cose che riguardano i porti, che adesso non avete dimenticato nulla, anche se non ho preparato niente di scritto. Allora, noi sui porti ci giochiamo una carta fondamentale per il rilancio, insomma, forse è il pezzo di economia che in questo momento va meglio. Genova quest'anno risupera, diciamo, il record del 2012 e quindi ha dei valori oltre la crisi, maggiori del 2007. Anche qui con un cambio di mix tra import e export che è profondamente cambiato, cioè adesso è più l'export che l'import, insomma. Perché questo paese non consuma, se questo paese tornasse ai consumi del 2007 penso che a Genova potremmo passare da 2 milioni a 2,6, 2,5, insomma numeri molto grandi. Naturalmente siccome c'è stato efficientamento a questi traffici non corrisponde l'occupazione del 2007 e quindi questo è un problema ancora molto serio, tuttavia insomma aver ottenuto l'accordo con l'ENAC per il Conaero di Volte, avere la possibilità quindi di fare 100 milioni di investimento in alcuni anni in quel porto, poter accogliere lì le navi a 18.000-19.000 TEUs, avere portato di mano completamente i lavori sulla Bettolo dove si insedierà una
punati tra diciamo SEC e MSC, insomma. Aver sviluppato la piattaforma anche di Vado dove andrà Maersk, aver sviluppato l'investimento anche su Roncocanepa dove cominciano ad esserci alcuni interlocutori piuttosto forti, insomma, cioè il ruolo di Gavio nel porto comincia a vederlo, insomma. Aver approvato anche un piano regolatore di Spezia dove è previsto una razionalizzazione in un porto che fa miracoli in spazi piccolissimi sembra consolidare la realtà, che poi se messa insieme da una parte alle infrastrutture, in particolare al valico, e dall'altra diciamo alla nuova diga, darebbe alla portualità ligure dimensioni nord europee, insomma potenzialmente, poi ci vuole la merce, ma insomma prima ci vuole anche lo spazio per riceverla. Lì c'è tutto il tema di come affrontiamo la difesa del lavoro, dei terminalisti, delle compagnie. Ho apprezzato l'iniziativa delle compagnie, Pietro Chiesa, Battini, Savona. È vero che ciò che si prevede non è in linea con tutti gli orientamenti nazionali, ma è anche vero che spesso Genova e Liguria hanno prodotto elaborazioni che poi sono diventate elaborazione nazionale, perché insomma non saranno prima da nessuna parte, ma lì siamo proprio più bravi per ora. Mi pare che sia fallito un tentativo di mettere contro le compagnie a partire da riforme eventuali, perché questa riforma poi in Parlamento va e viene, insomma, e che l'idea di lavorarci insieme sia una cosa giusta, insomma. Infine dobbiamo tenere un occhio aperto su fuori muro, perché quella realtà sembrava consolidata, adesso di nuovo un po' ballerina. Bisogna dire con chiarezza che chi lavora lì continuerà a lavorare lì, tanto più che poi fuori muro ha la possibilità non solo di far manovra ma anche di fare navettamento per il porto di Genova. Questa è una bella cosa, insomma. Naturalmente adesso si potrebbe raggiungere migliaia di cose, ma ci ho tenuto a dirne tante, ma anche lasciare lo spazio perché voi possiate, come dire, interloquire. E poi ci ho tenuto a fare in modo che per una volta, come dire, non parlassimo con alcuni di un problema solo, ma parlassimo con tutti, diciamo, di tutti i problemi. Perché credo che questo restituisca un po' di, diciamo, complessità al lavoro di questi anni, insomma. Noi appunto abbiamo ancora davanti o 3 o 5 mesi, lo sapremo tra pochi giorni. Molte di queste vicende però vedranno i loro punti acuti esattamente in questo periodo qua, insomma. E quindi mi pare importante scambiarci opinioni. In questo modo mi scuso perché il modo con cui si è convocata questa cosa ha provocato anche qualche protesta, qualche problema, c'è qualche assenza, insomma. Ho provato anche a recuperare, ma non ci sono riuscito. Tuttavia mi sembrava un modo per tenere insieme, come dire, il sindacato confederale, le categorie, ma anche i protagonisti attivi, diciamo, di tante battaglie. Ecco. Spero che sia un'occasione utile per scambiarci opinioni e vi assicuro che fino all'ultimo giorno utile, quello che sarà, sarà, cercheremo di chiudere il più che possiamo, perché ci terremo a tenere un patrimonio industriale come quello ligure in tiro e vivo, anche se come tutta Italia, insomma, con qualche difficoltà nel momento in cui il paese, come noi ci auguriamo, possa dal prossimo anno cominciare a crescere, magari non tanto ma tornare un pochino a crescere, insomma. A noi sembra che serva a noi, che serve anche al paese, per questo faremo uno sforzo tutti insieme per preservare in intero questo patrimonio di conoscenza industriale portuale. A voi. Già preparato il c'è il microfono. Il microfono è libero. È libero. Non c'è una scaletta preordinata e chi vuol venire viene. Buongiorno a voi. Io non sono lungo, sono giusto. dal quadro che faceva Burlando emerge, sì, come a volte leggiamo sui giornali, no? Una regione di pensionati, se lo dicono tutti, però è vero che c'è anche una bella fetta del mondo del lavoro che è importante ed è giusto che emerga in occasioni come queste e anche la complessità
e quindi la fatica che facciamo insieme a voi per difendere questo tessuto industriale produttivo. E io sono sempre dell'idea che ce ne vorrebbe di più, però partiamo da questo e difendiamo questo. E visto che hai, diciamo, che ha introdotto con l'Ilva, io sono dell'Ilva e mi limito, diciamo, a dire, cioè l'Ilva la realtà è veramente complessa ed è anche, diciamo, uno specchio nazionale, cioè su Genova c'è, diciamo, un pezzo di specchio nazionale, perché è vero che l'Ilva e le vicende che leggiamo da 2 anni sui giornali sono prodotte essenzialmente dal, non mi viene parola migliore, dal disastro di Taranto, un disastro, diciamo, da tutti i punti di vista, e dal fatto che comunque un organo come la magistratura, intervenendo, ha di fatto portato a ipotesi di fallimento di questa azienda, non si capisce bene, comunque sono tutte molte in movimento le vicende e credo che nelle settimane prossime se ne vedrà di novità. Ovviamente Taranto è, come si dice, la casa madre, Genova e Novi Ligure, che sono fuori regione, dipendono essenzialmente da quello. Noi su Genova però, c'eri tu Presidente, 10 anni fa avevamo fatto una scommessa importante che si chiama accordo di programma, un accordo di programma che per noi è sempre in essere, perché su quello la regione, appunto, e le istituzioni, i sindacati, i lavoratori, tutta la città, abbiamo fatto fruttare abbastanza bene. Sì, si sta producendo. Cioè su quello noi, diciamo, orientiamo la nostra bussola. Al di là, lo voglio dire, perché mi sembra un'occasione importante questa, delle vicende nazionali, che sono, voglio dire, purtroppo, lo dico io, figlie di una mancanza o sottovalutazione del tessuto industriale a livello italiano, dove, che ne so, faccio un esempio, a volte in Fiom mi dicono che sono ossessionato dalla banda stagnata, no? E la banda stagnata c'ha poco a che competere con le altre bande stagnate dell'Europa, se l'energia elettrica in Italia costa il 30% in più, c'è poco da fare. Possiamo fare tutte le sperimentazioni all'Ilva facendo lavorare un lavoratore un po' di più, un po' di meno, ma per competere con quei costi dell'energia elettrica ci vuole altro. E quindi è il paradosso che rischiamo di perdere l'unico settore produttivo che produce latta nel paese, del pomodoro e dell'iscatolamento del tonno. Tanto per, a volte queste cose, se non le diciamo noi, diciamo parte attiva, noi intendo sindacato, assessorati che si occupano di questo, non ne parla nessuno, nel senso che non fanno notizie a volte. L'accordo di programma però, lo ribadisco, per noi è, e mi auguro lo sia, penso lo sia anche per le istituzioni genovesi, ligure, il faro, perché ci ha permesso, almeno a noi, di difendere i posti di lavoro intesi come lavoratori. Io dico i codici fiscali che abbiamo all'Ilva, i 1718 codici fiscali che abbiamo all'Ilva, che sono i nostri azionisti di riferimento, di difendere quello e il loro reddito. Adesso con i lavori di pubblica utilità comune, eccetera, ci abbiamo messo una pezza, secondo me a livello locale dovremmo mettercene altre pezze, perché non so, a livello nazionale noi, voglio dire, non abbiamo sensazioni precise, abbiamo tante ipotesi. Dalle tue parole, il fatto che ci sia una mano pubblica, hai detto, diciamo anche in maniera molto chiara, incontra la posizione nostra, ma non tanto perché io penso che ritorni Mehmet Al-Sider, Liri, come qualche anziano mi ricorda, io non l'ho vissuta, però no, ma perché la mano pubblica quantomeno accompagni l'Ilva tutta, e quindi anche Genova, in un percorso di uscita da questo tunnel, che dipende da tutti, dipende da chi ha gestito l'azienda, da istituzioni a livello nazionale, da chi non ha visto fonti inquinanti, eccetera. Quindi ognuno ha la sua, diciamo, il suo pezzettino di colpa, tranne, diciamo, da chi in Ilva ci lavora e produce. Questo lo voglio dire con forza. Hai richiamato la questione amianto, qui sì, io l'ho fatto già in sala chiamata del porto, dove vengo da un'assemblea fatta con qualche centinaio di lavoratori. È una vicenda che ha visto, lo dico perché mai nascondo la verità, dove l'impegno del Presidente Burlando è stato dirimente. Ti ho visto io parlare di fronte a Del Rio al tavolo, no? A sollecitare,
stiamo, diciamo, arrivando in fondo a questo tunnel, non è ancora tutto fatto, ma il 95% del lavoro è prodotto, sana un'ingiustizia tutta genovese. Il fatto che ci sia stata una disparità di trattamenti tra chi ha lavorato in ambienti esposti a amianto a Genova e chi lo è stato nelle altre città, di fatto stiamo arrivando a conclusione di questo annoso problema, e quindi non è un ringraziamento come, cioè, come diciamo sempre, però il contributo è stato evidente. Io non vi presento, intanto vi conosco tutti. Sì, comunque sono Troccoli Fiomme, RSU Cantiere di Sestri. Sono d'accordo con Burlando quando dice che il risultato Fincantieri, io non so se è stato il migliore ottenuto, ma sicuramente è stato un grande risultato. È stato un grande risultato perché io stesso, quando con i miei compagni di lavoro ho iniziato la battaglia in difesa del cantiere, vi dico la verità, come ho detto sempre ai miei compagni di lavoro, non ero sicuro che andasse a finire così. Non ero sicuro che andasse a finire così perché il piano Fincantieri era particolarmente violento contro Genova e la Liguria, perché voleva dire nella sostanza chiudere due cantieri. Noi siamo riusciti a ribaltare questa situazione tutti insieme, direi che tutti qui dentro, quelli che vedo qui dentro hanno dato un contributo, chi più, chi meno, però tutti hanno dato un contributo. E devo anche dirvi che è stata una lotta durissima, e non sono qua per, la conoscete, una lotta che ha voluto dire 180 ore di sciopero, ha voluto dire denunce, ha voluto dire tante cose per i lavoratori, però se non avessimo avuto chiaramente noi abbiamo, con queste lotte abbiamo aiutato la politica, bisogna che su questo punto bisogna che sia chiaro, secondo me. Noi abbiamo aiutato la politica con queste lotte, perché a quel modo lì la politica ha potuto darci una mano, perché il problema c'era, era forte, era reale. E in quel senso direi che è stato importantissimo il ruolo che ha avuto la mia confederazione, la CGIL, perché Ivano Bosco ha avuto un ruolo, magari è un compagno che è sempre dietro, non è... Però dal punto di vista concreto io so che ha avuto un ruolo, come so che il ruolo che ha avuto la Regione, indiscutibile, ci ha permesso di arrivare fino alla Presidenza della Repubblica, perché se nell'immaginario collettivo il cantiere di Sestri negli anni Ottanta è stato salvato dal Cardinal Siri, si può dire che questa volta è stato salvato dal Napolitano, cioè per cui nell'immaginario collettivo. Poi noi sappiamo che la realtà è un po' diversa, anche c'è quello, ma principalmente ci deve essere la lotta dei lavoratori. Detto questo, però, è indubbio che se non avessimo avuto il giusto filo con la Regione, con le istituzioni, ovviamente la nostra lotta avrebbe avuto, indubbiamente, non avrebbe avuto lo sfogo naturale, che è quello di arrivare a degli accordi. E su questo voglio rispondere a distanza anche all'amministratore delegato quando dice che non ci sono saldatori, che non ci sono lavoratori che siano in grado di lavorare in cantieristica, e voglio rispondere anche sulla produttività, perché a Sestri abbiamo fatto un accordo unitario Fiomme-Wilm che non è che non ci sia costato, lo voglio dire con molta franchezza, ma che ha permesso di fare un accordo sulla flessibilità in cambio di lavoro. Per cui da questo punto di vista è una risposta pratica. La seconda risposta che voglio dare a distanza all'amministratore delegato è questa. Se ha il problema dei saldatori, dei carpentieri, eccetera, ha due modi. Il primo, o con la Regione fare dei corsi di qualificazione professionale per dei giovani, che secondo me con i livelli di disoccupazione che ci sono attualmente, secondo me c'è la disponibilità. Primo, ha una seconda ipotesi, quella che assume un po' di gente dagli additi di appalto. Ha una seconda ipotesi. Noi non abbiamo problemi da quel punto di vista. Se ha bisogno immediato, perché li vuole già preparati, ci sono anche già preparati da quel punto di vista lì. Eleviamo un po' di lavoro precario sul quale noi non siamo in grado, e lo dico perché è la verità, con pur tutta la volontà che ci mettiamo, noi non siamo in grado
tutti insieme di far sì che questa cosa sparisca. Anzi, se va come sta andando, aumenterà. Per cui da quel punto di vista credo che ha questi due tipi di prospettive. Detto questo però, e concludo il mio ragionamento, abbiamo un altro punto importante che è ribaltamento a mare, per Sestri Ponente. Io credo che se non si farà questa opera, magari non subito, ma nel tempo, i problemi per il cantiere navale di Sestri si ripresenteranno, se non proprio uguali, comunque simili. Per il semplicissimo motivo che, se è vero, e su questo non possiamo dire a tante colpe buono, ma questa no, perché effettivamente dei problemi dal punto di vista strutturali ci sono. C'è una ferrovia che taglia in mezzo il cantiere navale, per cui da quel punto di vista è indubbio che non potrei mai essere concorrenziale rispetto ad altri cantieri con quell'imbuto lì, cioè con quell'affare lì, insomma. Su quello non ho problemi a dire quello che è, perché è così. Chiaro che occorre su questo che ci sia una accelerazione, perché di ribaltamento a mare sono anni che se ne parla, però ad oggi non abbiamo ancora risultati concreti. Guardate, questo punto diventa importante, i lavoratori loro lo hanno fatto, più di quello francamente adesso spetta ad altri. Più di quello noi non è che possiamo costantemente andare in piazza e scioperare anche per il ribaltamento a mare. Se dovremo farlo per dare un aiuto affinché le cose si facciano, siamo in grado di farlo. Siamo in grado di farlo, e lo dico qui. Però è chiaro che sappiamo benissimo che questo spetta ad altri. Questo spetta ad altri. Ecco, su questo è un dato oggettivo sul quale non possiamo nasconderci, perché guardate, se effettivamente noi riuscissimo, se veramente Genova e la Liguria riuscisse ad ottenere questo fatto, questa opera, guardate che per Genova sarebbe un grandissimo sviluppo. Sarebbe un grandissimo sviluppo, perché vorrebbe dire effettivamente poter sviluppare, possono nascere tante cose da questa operazione, che può diventare davvero Sestri Ponente cantieristico un polo veramente importante di sviluppo industriale, non soltanto per chi ci lavora oggi, ma per chi ci dovrà lavorare anche domani. Comunque noi ci siamo per fare in modo che si lavori domani, perché oggi una nave ce l'abbiamo, probabilmente arriveranno anche altre, probabilmente al di là della Melina centrocampo, che fa sempre, è abbastanza normale che si faccia Melina centrocampo da parte della Fincantieri, l'ha sempre fatta. Però al di là di quello, poi alla fine, se queste navi ci sono, bisogna farle, perciò qualche briciola navale arriverà ulteriormente anche a noi, come tutti ben qua dentro sappiamo. Però è vero che se vogliamo effettivamente creare sviluppo, occorre il ribaltamento a mare. Vi ringrazio. Buongiorno, Bombardier. Ma prima di tutto, partendo da un po' situazione diversa e più complicata di quella che normalmente vedo in questa sala, situazioni di crisi industriale, ma noi oltretutto abbiamo l'aggravante di essere una multinazionale, dove le decisioni vengono prese completamente al di fuori dello schema che normalmente sul territorio italiano abbiamo. La prima cosa in assoluto, manca da anni ormai un piano industriale in prospettiva del paese. Noi siamo una multinazionale, Bombardier, che ha acquisito nel 2001, e come diceva prima, sulla flotta delle 464 questi signori hanno fatto le loro ricchezze. A oggi hanno portato fuori dall'Italia esentasse 347 milioni di euro al netto. Quest'anno si prevede un utile tra 31 e 35 milioni di euro. Investimenti in questi ultimi 10 anni, abbiamo considerato in modo eccezionale 5 milioni, dove tutto il mercato esistente, europeo e il resto, ha cambiato tipologia di trasporto. Perché, essere chiaro, la classica composizione tra motrice e carrozze è andata in disuso, perché chiaramente in caso di rottura crea complicazioni, come possiamo dire, alla linea.
e di conseguenza si è fatto un'operazione di treno a potenza distribuita, una nuova tecnologia che da ormai oltre 10 anni sul mercato italiano, dai più piccoli costruttori europei ai più grossi, parlando di Asto e Ansaldo Breda, hanno sviluppato e venduto. Il nostro gruppo ha deciso strategicamente di non fare sta cosa. Quindi, cadendo la filiera dalla 4-6-4, e il mercato esistente ancora oggi lo dimostra perché è il terzo mercato europeo, negli ultimi 4 anni sono stati investiti, siccome noi la crisi la sentiamo in modo, come possiamo dire, molto più blando, perché è un prodotto che si fa a lunga prospettiva, sono stati investiti 3 miliardi 327 milioni. Di questi 3 miliardi 327 milioni, Bombardier con l'alta velocità ha acquisito un pezzettino con Ansaldo Breda. Da quel momento, levando il core business dalla 464, abbiamo avuto una crisi profonda, perché la gara dei treni regionali a potenza distribuita l'abbiamo persa, non per livello tecnologico, ma perché il prodotto non era omologato circolante in Italia. Abbiamo aperto un anno di cassa ordinaria, un anno di ristrutturazione, dopodiché un po' di lavoro è entrato che a luglio di quest'anno, 2015, finisce, e quindi ci siamo trovati a dover sopperire le richieste aziendali con la chiusura della cassa integrazione i primi 2 di settembre, ma iniziare a travedere tramite i contratti una richiesta di esternalizzazione, una richiesta di portare in casa dei lavoratori determinati, somministrati, per sopperire la norma contrattuale, per non andare contro le penali. Questo è passato al vaglio attraverso un'assemblea con i lavoratori su questo hanno dato un mandato limitato, e in tutto questo dal 2009, con un accordo di secondo livello che parlava di treni a potenza distribuita, l'RSU in modo responsabile non ha firmato quell'accordo. Da lì parte, insieme alla Regione, costantemente, da 4 anni a questa parte, quindi con l'assessore Guccinelli, con l'assessore Vescola, l'assessore Paita e il Presidente, una lotta continua, costantemente, col management italiano e il management europeo. A maggio di quest'anno si presenta il nuovo Presidente di Regione e ci dice che non ha nessuna risposta per Vado Ligure. Considerate sempre 347 milioni di utile. L'anno che abbiamo fatto questa discussione erano 38 milioni e 300 mila euro di utile. Quindi la complessità di questa cosa è stata tradotta. Verifica del mercato, dove grazie a una serie di incontri creati ad hoc dalla Regione abbiamo parlato con esponenti molto importanti di Trenitalia che hanno dato visibilità di mercato. Dopo, la seconda cosa che ci hanno chiesto, è chiaro, la condizione di trovare il territorio appetibile. Su questo, grazie allo sciopero, le lotte fatte dai lavoratori con la manifestazione a dicembre, ci ha portato al Ministero del Mise esattamente il 22 di gennaio, dove i dirigenti dichiaravano all'azienda di essere più coraggiosa e più seria. E da luglio di quest'anno c'è stata una svolta, quindi territorio, investimenti, utilità di un percorso e visibilità di mercato. Quello che citava prima il Presidente per noi è un pezzo importantissimo, dove non ci sono più alibi da parte di nessuno. O questi hanno intenzione che sul territorio mantengano un sito produttivo, e quindi anche lì non diamo tempi all'infinito. Per noi è utile entro marzo avere una risposta attraverso il gruppo, perché ancora in essere per marzo abbiamo in casa una quantità di lavoro e dei, come possiamo, importanti commesse e contratti che, se qualora non ci fosse un impegno formale da parte della multinazionale, è chiaro che sarà guerra aperta. Guerra aperta perché non è possibile che arrivano qua, sgregano le capacità professionali, ti rendono in subalterno alla Germania, si portano via i soldi e in Italia non c'è nessun tipo di ricaduta. Anzi, oggi possiamo dichiarare in modo chiaro e netto che la difficoltà che noi abbiamo avuto è per le scelte mancate a livello strategico.
Quindi l'altro paradosso, e qui lo cito perché deve essere un'altra battaglia da affrontare, l'alta velocità ha rilegato Vado Ligure a livello occupazionale meno che zero. Abbiamo preso in mano una situazione molto critica di un progetto fatto da nostri colleghi svedesi, francesi, tedeschi, svizzeri, spagnoli, e non andava, e con le nostre persone in cassa integrazione. È l'assurdo dell'Italia. Quindi lo Stato dà risorse alla ferrovia per comprare del materiale, noi, come ben sappiamo, noi della Fiom, noi dei metalmeccanici, ce la paghiamo la cassa integrazione. Quindi il paradosso è che gli altri lavoravano e noi eravamo in cassa. Questa è una situazione che non può più accadere. Se sul territorio non troviamo un sistema di protezione, è normale che noi ci troveremo sempre in queste condizioni. Quindi l'assurdo è proprio questo: avere lavoro, ma lo fanno gli altri in altri paesi, risorse italiane utili portate all'estero e noi come Cenerentola. Questo è un po' il discorso che deve essere affrontato a livello politico nazionale, non può essere solo la regione a confrontarsi su queste cose, sono cose troppo grosse. Ma io non capisco perché che tutte le gare fatte al di fuori del territorio italiano, europee, stranamente, vince il tedesco di turno in Germania, vince il francese di turno in Francia, e ci raccontano che in Italia è sempre aperto a tutti. Qualcuno questa cosa me la deve spiegare, non riesco a capirla. In Francia l'80% contrattualmente lo fai là. Per capirci, noi rileghiamo una produzione dell'alta velocità che sarà di 1 miliardo e 500 milioni, ma la ricaduta occupazionale per Vado Ligure a livello produttivo è stata di 12 persone, avendone 70-100 in cassa integrazione. Questa è un'altra cosa che la politica deve cominciare a darci anche una mano. Grazie. È tre volte che si alza. Buongiorno a tutti, sono Civelli di Tirreno Power di Vado Ligure. Ecco, la nostra è una di quelle, come dire, crisi fantoziane dove non se ne riesce a venire a capo, non se ne riesce a venire a capo. Perché si intrecciano problemi industriali, problemi ambientali, problemi di un'azienda che comunque non è molto chiara, nel senso che ha sempre tenuto un atteggiamento di quelli ambigui, non si è mai riuscita a capire se veramente voleva investire o non voleva investire. E questo ha portato ad una situazione veramente kafkiana. Tutti quanti conosciamo la situazione, quantomeno credo che si conosca la situazione, di un'azienda che è stata sequestrata formalmente non per problemi ambientali, anche se poi c'è stata un'indagine su presunti decessi, su presunte malattie, comunque sia non si è mai definita una reale linea che dicesse esattamente come andava la faccenda. È sempre stata molto, molto aleatoria. Oggi siamo qui, abbiamo raggiunto all'inizio del mese, siamo riusciti dopo tantissime vicissitudini ad avere un'AIA. Quest'AIA è un punto di partenza, perché la questione è ancora molto molto delicata, perché l'azienda ritiene di non riuscire comunque a fare gli investimenti, per poter stare dietro alle prescrizioni dell'AIA. Ritengono che non ci siano gli strumenti per poter andare avanti, intendono fare ricorso, intendono cercare di fare delle cose che comunque non portano ancora ad una soluzione. Noi oggi siamo qui e crediamo che ci siano intanto due punti da definire che sono fondamentali per poter mandare avanti la questione Tirreno Power e dare uno sviluppo. L'uno è quello delle regole certe, nel senso che è stata data un'AIA che è molto restrittiva, come diceva il Presidente prima, rispetto a tutte le altre centrali. Rispetto a tutte le altre centrali noi siamo con dei limiti molto molto più bassi. Noi chiaramente come sindacato non vogliamo discutere se sono giusti quei limiti, non sono giusti, ci sono degli strumenti e c'è chi dice come devono essere. E riteniamo però che ci sia una disparità fra questo. E questo comporta dei problemi relativi
a eventuali investitori, perché se non abbiamo una regola certa su come devono essere i limiti emissivi, non vale solo per Tirreno Padova, vale anche per le fabbriche di panettoni, vale per qualsiasi azienda. Se non abbiamo una regola certa, manca la possibilità di un investimento. Io fossi un industriale, se non ho la possibilità di capire quali sono i limiti che devo rispettare, se arriva chiunque che può modificare le regole, io non investirei. E sta avvenendo questo in Italia, sta avvenendo questo. Quindi la prima cosa da valutare è, credo che ci siano gli strumenti e confidiamo che la Regione possa contribuire a dare degli input per dare delle regole certe. Credo che gli strumenti ci siano. Altra cosa che riguarda direttamente la nostra azienda è quella che oggi, avendo queste regole che sono molto restrittive, si trovi in effetti in difficoltà ad attuarle. E l'altra cosa da fare, credo che possano esistere altrettanti strumenti per dare la possibilità all'azienda di avere uno sviluppo, avere qualche strumento che le permetta di ritornare ad essere competitiva e di ritornare soprattutto a produrre e a restare sul mercato. E una cosa che mi preme dire è che in tutta questa vicenda vorrei innanzitutto ringraziare la Regione, perché ha avuto un comportamento esemplare anche quando noi ci aspettavamo che non lo facesse più, perché ha avuto, ci ha dato una mano all'inizio, dopo la questione si è di nuovo complicata e la Regione si è rimessa in gioco, e di questo a nome di tutti i dipendenti di Tirreno Power vorrei fare un ringraziamento. Grazie mille. Spallarossa, Piaggio Aereo, Genova. Sicuramente volevo dire, ci hai dato una bella notizia oggi. Non so quante volte siete abituati a sentirvelo dire, quindi ci tenevo a... perché sicuramente noi, quando ci hai detto che proverete ad acquisire le aree, ti dico, noi eravamo venuti qua proprio per chiederti sul futuro di queste aree. Noi abbiamo avuto recentemente, pochi giorni fa, un incontro, l'ultimo incontro in Confindustria qua a Genova con l'azienda, dove abbiamo sollecitato come sarà la gestione dell'azienda per queste aree. E ora l'azienda, in questo incontro in Confindustria, lei presentava una prima bozza di layout di quello che sarà il service, l'area diciamo di Piaggio che rimane, che come tu sai bene è quello che comunque grazie a voi come mediazione siamo riusciti a tenere come Genova, ci presentava quello che sarebbe lo sviluppo, l'ampliamento nell'area, diciamo all'interno dell'aeroporto. E noi abbiamo provato comunque a chiedere cosa ne rimarrà dell'area della produzione, perché comunque sia parte dell'accordo che tramite voi siamo riusciti a strappare con le unghie e con i denti, fa proprio forte su quello, la possibilità di provare a tenere le aree legate a uso industriale, provare a far venire qualcheduno, anche perché quelle aree sono strategiche, c'è tutto lì, c'è il mare, c'è l'aeroporto, c'è l'autostrada, le ferrovie. L'azienda comunque sia stata vaga. Come comunque ha dimostrato negli ultimi tempi, perché comunque questa proprietà, almeno a livello per la gestione genovese, è stato molto difficile trattarci, lo sapete bene. Lei comunque ha detto che ne riparlerà a fine dell'accordo, ha detto nel 2018, ora l'anno prossimo, il 2016, è interessato a occuparsi del trasferimento, chiudere a Villanova, l'ampliamento del service, cosa che noi nell'accordo avevamo messo come punto già a giugno di iniziare a parlarne delle aree. Sappiamo poi purtroppo qua a livello territorio abbiamo avuto anche una serie di problematiche e quindi è tutto rimandato, però questo è un argomento che a noi pesa molto, anche perché poi l'azienda ha rimarcato le date in cui andrà a chiudere la produzione, ha rimarcato che comunque sia entro l'estate chiuderà tutto lo stabilimento della produzione, l'inizio della primavera ha rimarcato la chiusura della carpenteria, a gennaio cominceranno i colloqui dove da lì poi si tireranno le somme su chi accetterà il trasferimento in outsourcing o in Piaggio, o chi comunque sia per una serie di motivi non potrà o non vorrà scegliere il trasferimento.
Quindi al di là che ci sia molta strada da fare, però noi comunque come Piaggio ci auguriamo di avere anche una, cioè ci auguriamo che voi possiate sempre stare lì a monitorare, e per noi sarebbe importante che riusciste a chiudere questo affare, perché sapere che c'è la regione a presidiare quelle aree è comunque sia un motivo maggiore di fiducia, perché noi crediamo che da quello sviluppo si possano comunque creare delle possibilità per il futuro, non solo per Piaggio ma magari per altri lavoratori. Io faccio un in bocca al lupo a chi ci sarà successivamente, perché voi avete detto 3 o 5 mesi, noi speriamo che comunque si riesca a portare avanti il progetto e cercheremo di tenerci sempre aggiornati. Comunque, come dire, l'incontro, se è per questo, direi che oggi ci hai già dato un regalino di Natale, eh? Ti ringrazio. Buongiorno, sono Pesce Emiliano, RSU Demont di Millesimo, provincia di Savona. Innanzitutto volevo ringraziare per averci coinvolto in questo incontro, comunque insieme a ditte come Tirreno Power, Bombardier, Ansaldo, Fincantieri, che in questi ultimi anni hanno avuto delle difficoltà e che hanno avuto a che fare con delle lotte per cercare di portare avanti il lavoro e i posti di lavoro. La Demont, come dicevo prima, è un'azienda di Millesimo, è un'azienda metalmeccanica, di impiantistica. Noi, per quanto riguarda le nostre attività, noi dipendiamo, diciamo, dai grandi gruppi dell'energia e della raffinazione, per esempio Eni per quanto riguarda l'Italia, ExxonMobil, Tirreno Power anche, quindi comunque le nostre attività dipendono anche dal futuro di Tirreno Power nel Savonese, in quanto noi facciamo montaggio di nuovi impianti, sia di centrali che raffinazione, e sia attività di manutenzione di questi impianti già esistenti. E la Demont è un'azienda che negli ultimi 10 anni si è ampliata considerevolmente. E sono state fatte assunzioni, sono state acquisite attività. Purtroppo, per quanto riguarda il prossimo anno, abbiamo difficoltà da questo punto di vista. Andiamo più o meno sui 500 dipendenti e i carichi di lavoro per il prossimo anno non riescono a coprire completamente le attività di questo personale. E l'azienda ci ha comunicato perché, per quanto riguarda i mesi di gennaio e febbraio del 2015, è stata aperta una procedura di cassa integrazione ordinaria per 8 settimane che andranno a coinvolgere 140 persone. Quindi diciamo che la nostra situazione è ancora una problematica ancora embrionale, cioè sono state appena aperte queste pratiche, e comunque l'azienda ci ha comunicato che è una cosa temporanea, che coinvolgerà prettamente i primi 2 mesi del prossimo anno. La preoccupazione c'è perché noi, dipendendo da questi gruppi, noi dipendiamo dai progetti che mettono in atto questi grandi gruppi. Noi, le ultime attività che abbiamo fatto sono state prettamente attività di manutenzione, quindi di mantenimento degli impianti esistenti, quindi noi dipendiamo moltissimo dagli investimenti che mettono sul tavolo grandi aziende come Eni e come ExxonMobil. Ripeto, la nostra è ancora una situazione agli inizi, però è importante, appunto, io e a nome di tutti i lavoratori Demont ringraziamo comunque per questo coinvolgimento, e che sia, diciamo, l'inizio per tenere comunque, anche se siamo ancora in una fase iniziale, tenere sotto controllo questa nostra situazione, perché sicuramente i primi mesi del prossimo anno saranno difficili. E diciamo che le premesse per quanto riguarda il resto dell'anno non sono le migliori, quindi ci dobbiamo preparare a questa situazione, però è importante comunque l'intervento, il coinvolgimento da parte vostra, che comunque dà dimostrazione di un occhio, comunque di un controllo per quanto riguarda la nostra situazione. Sono d'accordo sul coinvolgere
insieme varie realtà, varie rappresentanze sindacali di varie aziende della Liguria, della regione di Liguria, perché è importante comunque unire. Durante questi incontri si possono anche ci si può confrontare su situazioni, anche su iniziative che i lavoratori possono intraprendere per difendere la propria attività. Diciamo, queste cose a mio avviso servono un po' per risvegliare e mantenere quella coscienza di classe che ultimamente sembra che non ci sia, non sempre ci sia. Comunque ringrazio ancora per l'attenzione. Grazie. Mi presento, sono Luigi Scianci della Compagnia Unica Parite Batini e volevo ringraziare il Presidente per questa iniziativa e per fare il punto di una situazione ligure che vede nella portualità, vede le cose che diceva il Presidente, ovvero che non c'è una crisi industriale nel porto di Genova, ma c'è una sofferenza, la sofferenza del lavoro. Sofferenza del lavoro che si scarica sostanzialmente su una parte, che è la parte del lavoro flessibile. Lavoro flessibile che purtroppo abbiamo tutti visto che non tutti i porti italiani continua a essere svolto e regolamentato dagli articoli 17 o comunque dalle compagnie storiche che avevano una tradizione, diciamo, di regole dentro questo. Si sta affermando nei porti italiani un modello di deregulation vero. E se è vera che c'è una proposta di Confindustria che dice che bisogna ripartire dal lavoro nei porti abolendo l'articolo 16, 17 e 18, è chiaro che questo è il vero tema sul quale noi oggi stiamo vivendo. L'iniziativa delle compagnie a cui ha fatto riferimento il Presidente vuol dire che mette al centro un tema, che c'è un'idea, che è una specificità ligure per certi aspetti, su questo è vero che siamo stati spesso un anticipatori delle tendenze. Vale a dire che esiste un tema in cui il lavoro flessibile, elemento centrale, perché se c'è il 50% delle navi oggi arriva o prima o dopo la previsione, vuol dire che c'è bisogno del 50% del lavoro nel porto di Genova, ed è questo il risultato della banchina, operativo che è fatto da quei lavoratori flessibili a chiamata. Se questo strumento qui è regolamentato ed è normato, sul modello di un porto europeo come Genova e la Liguria, il sistema dei porti liguri ambisce ad avere, prendiamo anche il modello di un'organizzazione del lavoro dei porti europei, dove c'è la centralità del pool che è normato, ed è per questo lo spirito della proposta che facciamo, abbiamo fatto come compagnia e come lavoratori. Un avviso ai naviganti, visto che siamo in tema di mare e marittimo. Se questa questione, ovviamente, del riconoscimento di un interesse generale che devono svolto nei pool, non è più centrale e viene lasciata al mercato, l'unico organo regolatore, io credo che il rischio che Genova, e forse anche in realtà, vedo i compagni della Compagnia di Savona lì, che so che sono impegnati in giorni difficili, insomma, possa esserci un nuovo ritorno della conflittualità, è un discorso che è sempre appeso a un filo. E su questo il ruolo di mediatore e il ruolo che ha svolto la Regione dal 2009 in poi, dalla gara, dal riconoscimento anche di un intervento ad assistenza al reddito a quei lavoratori che non potevano fruire dell'IMA, si è sempre stato un momento, come dire, importante. Vuole da un lato perché il Presidente insomma, in compagnia di casa, essendo insomma, figlio di Portuali da questo punto di vista, quindi sa bene di cosa parliamo. Ma il rischio concreto che questa organizzazione si avvidi che non basta lo strumento legislativo attuale per scongiurare una crisi o ritorno alla conflittualità è aperto, c'è tutto e che credo che l'impegno di chi viene e chi verrà sia continuare a averci un ruolo di regia fondamentale per evitare conflitti e un ritorno indietro del porto di tutti.
Bonazzi, Selex S di Sesti, RSU. Ma dalla relazione del Presidente effettivamente emergeva uno scenario di tutta una serie di vertenze su un territorio industriale importante, una quota di queste ricomposte, una quota che effettivamente sono ancora da chiudere o che sono all'orizzonte. Da chiudere, a me viene in mente quella dell'OMS Ratto. I compagni dell'OMS Ratto non sono qui oggi perché stanno occupando la fabbrica per difendere il posto di lavoro. Selex, vertenza Finmeccanica, il Presidente la conosce bene, non fosse altro perché in via Puccini 2 ci ha passato qualche anno. Ma quello che sta accadendo in Finmeccanica è sicuramente complesso. Quello che è oggi la Selex è per Genova la creazione di un'azienda estremamente importante che ha radici profonde, veniamo da lontano, stiamo parlando della San Giorgio, stiamo parlando della Marconi. Un'azienda che arriva ai 2000 lavoratori che ci sono oggi a Sestri partendo da una serie di ristrutturazioni che negli ultimi 10 anni sono state complicate, sono state successive, che il territorio genovese ha pagato, perché se noi prendiamo quanti erano gli occupanti a Sestri tra la Marconi e l'Elsag poco più di 10 anni fa, abbiamo perso quasi 2000 posti di lavoro. Magari non persi in maniera drammatica, perché abbiamo fatto accompagnamenti alla pensione, abbiamo fatto tutta una serie di operazioni, dopodiché mi verrebbe da dire anche alcune esternalizzazioni che portano fino alla ratto per certi versi, quindi non sempre sono state vertenze, diciamo così, non dolorose. Dopodiché arriviamo ad oggi. Finmeccanica si è data un percorso in questi ultimi anni per arrivare ad avere un'unica azienda che organizzasse l'elettronica nella sua accezione più ampia, difesa e civile, e si è arrivati alla Selex ES. Ora, dopo questo percorso lungo, ci viene a dire Finmeccanica che abbiamo scherzato, e oggi si dice che Finmeccanica deve concentrarsi esclusivamente sul civile. Noi abbiamo ascoltato con attenzione l'audizione che ha fatto il nuovo amministratore delegato Moretti alla Commissione Attività Produttive della Camera, e quello che ha detto ha lasciato noi come delegati, ma i lavoratori in particolare, parecchio perplessi. Una serie di dichiarazioni che di fatto ci dicono che il civile non fa parte del nuovo business di Finmeccanica, che tutta una serie di attività nel militare, nell'elettronica, devono essere fortemente ristrutturati, ed è ovvio che se questo è lo scenario, noi come lavoratori non possiamo starci. Da questo punto di vista, quelle dichiarazioni, che visto il luogo dove sono state fatte, non sono dichiarazioni, sono fatti, hanno richiesto da subito una reazione da parte dei lavoratori che hanno scioperato. E quella è stata una risposta importante, perché probabilmente il più grosso sciopero fatto da questi lavoratori negli ultimi anni, nelle modalità e nei toni. Dopodiché oggi dobbiamo affrontare una prospettiva, dobbiamo affrontare a breve che cosa accadrà. Noi sappiamo che Moretti presenterà nelle prossime settimane, probabilmente nel mese di gennaio, il nuovo piano industriale di Finmeccanica, che vedrà l'estinzione delle varie controllate per creare un'unica grande Finmeccanica. Vedremo che tipo di prospettive ci saranno per l'elettronica. Prendiamo atto con piacere del fatto che il Presidente ha incontrato Moretti e lo incontrerà nuovamente per avere un'interlocuzione relativamente a questi temi. Sulle prospettive, noi dal punto di vista sindacale possiamo dire una cosa. Sicuramente, così come ci hanno trovato, ci troveranno come lavoratori, come organizzazioni sindacali. Vedremo di evitare che quel piano abbia delle ricadute profonde su Genova. Dalle dichiarazioni temiamo che vengano a cercarci. Sappiamo che abbiamo una forza, perché stiamo parlando di uno dei primi, delle prime concentrazioni di lavoratori di Finmeccanica in Italia, Genova, questa di via Puccini, e quindi reagiremo. Noi dal punto di vista sindacale ci possiamo mettere appunto lo sciopero, la mobilitazione. Alle istituzioni ovviamente chiediamo in primis un tavolo in cui discutere. Abbiamo già incontrato qualche settimana fa l'assessore Guccinelli, questo sicuramente sarà importante. Sarà necessario, a nostro avviso, che, visto che stiamo parlando di un'azienda pubblica,
di un'azienda che ha come primo azionista il governo, un governo che nomina l'amministratore delegato di fatto di questo gruppo, e visto che lo Stato può essere uno dei committenti importanti, se si pensa a una rimodernizzazione del pubblico, a una rimodernizzazione dello Stato, quindi noi pensiamo che sia necessario, tramite la Regione, richiedere un incontro al Governo per affrontare il tema di Finmeccanica, per affrontare appunto le prospettive di questo piano industriale e per far sì che, visto quello che è accaduto in Finmeccanica negli anni, non siano nuovamente i lavoratori a pagare. Grazie mille. Buongiorno a tutti, io sono Maurizio Perozzi, faccio parte della RSU, della FLAEI, della centrale Tirreno Power di Vado Ligure. Il mio collega prima di me ha già illustrato, ma ci tenevo e mi faceva veramente piacere a questa assemblea qua riuscire, al di là di quello che si è letto sui giornali, quello che è la vicenda paradossale che ci ha coinvolto. Dall'11 di marzo la nostra centrale è ferma con sequestro cautelativo da parte della Procura di Savona. Il sequestro cautelativo è venuto avanti nonostante nel decreto di chiusura dice che quelli che sono i livelli delle emissioni siano sempre stati ampiamente rispettati. In tutti questi mesi in cui sono coinvolte comunque oltre 600 famiglie, considerando quello che è la parte diretta dei lavoratori Tirreno Power e buona parte di quello che è la filiera dell'indotto, i lavoratori Tirreno Power dal 1 di aprile sono tutti in cassa integrazione, buona parte di quelli che sono i lavoratori delle ditte sono andati in cassa in deroga, e come buona parte di voi sanno, in cassa in deroga non si prende un euro di stipendio, perché bisognerà vedere poi alla fine dell'anno se qualcosa ci sarà. Tutte quelle che sono le aziende al di sotto dei 15 dipendenti, a mano hanno avuto praticamente i contratti che sono stati sospesi e di fatto sono rimasti a casa. Probabilmente questo sarà il Natale peggiore, no? Al di là del fatto di quelli che perlomeno una piccola parte di stipendio ce l'hanno e sono coloro come me che perlomeno hanno la cassa integrazione. Noi abbiamo coniato uno slogan in questi mesi, nelle varie assemblee, nei vari cortei, nelle varie manifestazioni che noi abbiamo comunque organizzato. Senza lavoro non c'è futuro. Questo deve essere la cosa importante che deve farci utilizzare come collante a tutti coloro che per lavorare le mani se le devono sporcare e comunque sia devono anche avere il sudore della fronte, perché purtroppo non abbiamo magari la fortuna di poter fare i medici odontoiatri o poter magari lavorare in uno studio di architettura, ma tutto quello che noi abbiamo sempre fatto ce lo siamo sempre costruiti con quello che sono gli sforzi delle mani e gli sforzi anche del sudore della fronte di buona parte di quelli che sono i lavoratori. Perché riteniamo paradossale la nostra vicenda? Perché nonostante non ci sia un nesso tra quello che possono essere la centrale di Vado Ligure ed eventuali inquinamenti ambientali, perché poi è inutile, dobbiamo dircele le cose, ogni industria e ogni forma di energia provoca un impatto ambientale, questo non possiamo nasconderci, però sappiamo tranquillamente che questo qua da centinaia di anni è che la cosa importante, che è quello che dobbiamo fare, e che noi stiamo andando verso una desertificazione industriale, non possiamo permetterlo, perché in questo modo il lavoro nostro e quello dei nostri figli non ci sarà. Noi siamo i primi che riteniamo importante quello che è la tutela della salute e dell'ambiente, però dobbiamo ritenere inevitabile che dobbiamo trovare un compromesso, e questo ci deve essere dato di supporto dalla politica, perché solamente la politica ci deve aiutare
per poter avere veramente una politica industriale che riesca a dare un futuro oltre a noi, perché poi tutti quelli che sono i 40 e i 50 anni diventa veramente difficile, in qualsiasi posto, in qualsiasi luogo, riuscire a ritrovarsi in un altro mondo del lavoro e a diversificarsi, perché non è così semplice, soprattutto con il lavoro che manca, perché la verità è che il lavoro manca in qualsiasi settore, in qualsiasi ambiente. Per questo riteniamo importante continuare a lottare e non arrenderci. In un momento in cui un'azienda aveva previsto 142 milioni di euro di investimento e questa azienda comunque sia, che non è mai stata particolarmente brillante per quanto riguarda il sociale sul territorio, quindi il fatto di radicarsi con gli enti locali, il fatto magari di discutere, perché indubbiamente è sempre andata avanti da un punto di vista arrogante e presuntuoso per quello che riguarda gli enti locali, è sicuramente sbagliato, ma noi che siamo i lavoratori, siamo i cittadini di questo territorio e dobbiamo cercare di fare di tutto per dare un futuro a noi, alle nostre famiglie e ai nostri figli. Vi saluto. Ma io credo che interventi dei delegati abbiano già posto alcune questioni aperte. Io credo che se si vuole fare un bilancio un po' di questi anni e dare anche un po' di lavoro per i prossimi mesi, perché come diceva Boscov, la partita finisce quando l'arbitro fischia, per voi ancora non ha fischiato, quindi avete ancora alcuni mesi in cui vi chiederemo Boscov diceva rigore quando l'arbitro anche fischia. Tocca anche Correggi, dice Boscov, sono genuano. Appunto, per questo non bisogna fidarsi. E quindi nei prossimi mesi noi sosterremo cose che già alcuni delegati hanno detto. Io credo che però noi abbiamo usato un metodo in questi anni. C'è chi ha lottato, chi ha scioperato, chi non ha avuto paura di occupare le fabbriche per difendere quei posti di lavoro e ha incrociato con questo la politica, le istituzioni, la regione, che ha sostenuto insieme, magari partendo all'inizio da anche opinioni diverse, ha sostenuto insieme gli obiettivi. Questo è lo schema che credo che noi dobbiamo sempre, sempre sostenere. Abbiamo lottato, abbiamo scioperato e la politica ha parlato e interloquito con quelli che erano in piazza a occupare, se necessario, le fabbriche, dalla Fincantieri, Riva Trigoso, Sestriponente, l'Ilva, la Piaggio, oggi c'è l'OMS Ratto e quindi ci toccherà farlo. Io credo che questa sia la nostra carta vincente e che ci ha permesso anche di pesare positivamente anche sul governo, visto che molte delle nostre partite hanno un ruolo e un peso nazionale. Molte delle nostre partite. Viviamo in una città in cui anche queste industrie e queste aziende. Quindi questo dobbiamo rifarlo. In questo c'è la vicenda Ilva, certo c'è Taranto che pesa, però insomma, come abbiamo dimostrato da un vista sindacale e politico, possiamo giocare un ruolo sulla vicenda dell'ILF. Quindi io non so cosa succederà nelle prossime ore, però anche lì la nostra richiesta è chiara, unitaria e chiara. Prima di decidere qualsiasi azione che porti a un decreto, discutete con noi. Questo bisogna mandare un messaggio chiaro al governo. Non possiamo essere convocati dopo che qualche decisione viene presa. Positivo discutere di nazionalizzazione, poi vedremo cos'è, ma discutete con noi e vediamo come uscirne. Se c'è questo, e quindi un messaggio che, se volete, un po' in controtendenza, non si capirebbe invece un meccanismo che porta a una semplice vendita di pezzi di Finmeccanica. Quindi anche lì discussione chiara, cioè, perché certo non siamo nelle stesse condizioni, però se il messaggio è che si può e certe volte si deve intervenire in modo pubblico, questo non possiamo perderlo dentro la vicenda Finmeccanica, che è un altro pezzo enorme, su cui ci giochiamo un pezzo di occupazione importante. E poi abbiamo altre vicende che devono concludersi. La vicenda Fincantieri, bene, l'abbiamo salvata questi cantieri, per noi Riva e Sestri Ponente, ora dobbiamo riempirli di occupazione.
perché se c'è un carico di lavoro è incomprensibile che si rimanga nella precarietà e nella enorme flessibilità nelle ditte di appalto. E consolidiamo Sestri con la vicenda del ribaltamento a mare, perché non dovremo mai dimenticarcelo, Fincantieri l'abbiamo costretta a tornare indietro, nonostante le dichiarazioni di Bono, che più volte ha detto che lui non ci ha mai pensato a chiudere i cantieri. L'abbiamo costretta, e io non escludo che magari fra un po' di tempo, perché alcune condizioni non si realizzano, vedi ribaltamento a mare, qualcuno possa ritornare di nuovo a porci le questioni. E poi abbiamo vicende che dovremo gestire, appunto c'è la questione Piaggio. Io ho sempre ritenuto e continuo a ritenere sbagliata l'esternalizzazione, e poi torno all'altra esternalizzazione di Esaote, sbagliata, non l'ho mai capita e continuo a non capirla. Quindi il fatto che si possa intervenire sulle aree genovesi per impedire speculazioni immobiliari, che io credo sia sempre stato un'idea della Piaggio, è sempre stata un'idea della Piaggio, è un fatto positivo. Quindi ci permette a noi di tenere aree industriali e ci permette di discutere di difendere posti di lavoro, perché sappiamo che la partita Piaggio non è finita, non è assolutamente finita. E allo stesso modo sulla questione esternalizzazione Esaote, io credo che abbiamo perso tempo, anche per colpa nostra, però sia il momento di iniziare una trattativa seria. Io sono contro l'esternalizzazione dell'Esaote, non ho problemi a dirlo, però so che devo discutere e trattare, però per trattare tutte le carte devono essere sul tavolo, tutte le carte, perché la trattativa non si può fare a pezzi. E quindi oggi abbiamo una drammatizzazione della vicenda OMS Ratto che costringe tutti a venire al tavolo a dire che cosa si vuole, dalla A alla Z. Non so se faremo l'accordo, perché questo non si può sapere prima, so che però deve essere un altro tipo di trattativa, perché a questo punto lì bisogna salvare delle attività e dei posti di lavoro, altrimenti continuiamo in meccanismi pericolosi. Siccome l'esternalizzazione non è che è la prima volta che li vediamo, insomma Genova ne ha conosciute tante, a partire da quella che era ELSAG. E non è che sono sempre finite bene, quindi insomma le esperienze negative sono tante, tante, tante. Quindi se posso le impedisco, se posso le evito e se posso metto in campo tutta la mia forza sindacale, in ogni caso se si arriva a una trattativa le condizioni devono essere abbastanza chiare. Noi in questo quadro ci mettiamo la nostra forza, ci mettiamo la forza dei lavoratori, la loro capacità di scioperare, di bloccare, di prendersi le denunce, perché noi abbiamo ancora processi aperti per la vicenda Fincantieri, quindi lavoratori e dirigenti sindacali che non hanno avuto problema, perché lo ritengono giusto e lo rifarebbero, di beccarsi le denunce, di andare a processo, e voi avete questa forza da gestire dal punto di vista politico, da gestire, e in parte credo ci siamo riusciti, da gestire nei prossimi mesi. Con un ruolo, in un rapporto chiaro fra i lavoratori, le loro lotte e la politica e le istituzioni. In questo abbiamo dimostrato, ne cito una che potrebbe essere banale, nella vicenda Ilva, noi giocando in piazza e con le istituzioni abbiamo portato a casa una cosa positiva, che sono i lavori socialmente utili, che è l'unico caso in Italia. L'unico caso in Italia. Vuol dire che quell'accordo scritto 10 anni fa l'abbiamo proprio scritto bene, e se vale ancora adesso è perché ognuno ha fatto bene il suo mestiere di sindacalista e ha fatto il proprio mestiere positivo dal punto di vista di Presidente della Regione e quindi anche di istituzioni che si rapporta con quelle lotte e con quei bisogni. Vi ringrazio. Allora, Baucia, RSU Esaote. Un flash veloce. Bruno ha già detto la nostra posizione, la posizione è chiara. Volevo solo farvi un flash perché tante persone non sanno cos'è Esaote. Esaote fa ecografi e risonanze magnetiche per gli ospedali, fa service, tutto ciò che è negli ospedali in Italia, perché in Italia siamo sicuramente i primi e in parte anche nel resto d'Europa e del mondo. Fa tutto quanto concerne
le opere all'interno degli ospedali. In tempi non sospetti alcuni lavoratori progettisti di Esaote hanno tracciato alcuni progetti che dovevano essere sviluppati perché vedevano nell'azienda un torpore esagerato. Sono stati proposti all'azienda, l'azienda è stata zitta. Successivamente siamo arrivati addirittura a fare una mobilitazione per avere un piano industriale e l'azienda ha continuato a star zitta, tempi non sospetti. Ultimamente è arrivato un bilancio dove c'era un passivo notevole su Esaote Brasile, caricata logicamente su Esaote SPA Italia, e questo ha generato lo start a una ristrutturazione che colpisce, come ha detto Bruno, anche un'esternalizzazione di funzioni, delle NUCO dove alcuni lavoratori vanno a confluire, eccetera eccetera. Dal punto di vista impatto, numeri eccetera, sembra una cosa che si possa digerire facilmente. Ribadisco però che all'interno, spiegando ciò che ci è stato detto ai tavoli, ai tavoli poi tra l'altro non abbiamo un interlocutore diretto ma abbiamo solo un consulente che ogni qualvolta noi cerchiamo di parlare nel merito di qualsiasi tipo di problema non ci può dare risposta perché non conosce le problematiche. Quindi le problematiche al tavolo non si riescono a approfondire e questo è già il dramma maggiore che abbiamo. L'SPA ha caricato un passivo dato da altre situazioni, specialmente quella brasiliana, ed è partita una ristrutturazione. Questa ristrutturazione ha cassa integrazione, mobilità, abbiamo firmato una mobilità per accompagnamento alla pensione, ha delle esternalizzazioni. Noi difficilmente riusciremo a accettare tutta una serie di cose, perché, come dicevo prima, i lavoratori che sono consci di quello che si sta facendo, anche se dall'esterno sembra tutto abbastanza digeribile, sono riusciti a scendere in mobilitazione percentuali come il 96% in un caso e una media di 80% di partecipazione agli scioperi in questi 6 mesi, perché è 6 mesi che dura questa vertenza, una vertenza che ci ha praticamente logorato e che ci ha fatto arrivare a oggi a una stanchezza e una incredibile situazione per cui ogni giorno è difficile entrare in azienda e discutere, lavorare con i lavoratori e parlare con i lavoratori. Dopodomani c'è stata una convocazione al MISE, la posizione di Bruno è chiara, ragioneremo di che cosa vale la pena fare anche nel tempo futuro. La situazione è difficilissima perché noi riteniamo, da lavoratori, da persone che conoscono e che, come dicevo prima, non hanno un interlocutore con cui discutere del merito, che questa azienda si stia indebolendo giorno per giorno. I 6 mesi di trattativa ne sono un esempio, infatti siamo arrivati a oggi che la situazione è veramente drammatica. Ancora 2 notizie. L'azienda nel mese di luglio ha attivato una cassa integrazione per 52 persone. Agosto c'era una chiusura, alla fine di agosto aveva già richiamato 18 persone perché c'erano dei picchi di lavoro che, ribadisco, oltretutto ci viene chiesto dello straordinario e addirittura se riuscissimo a organizzare i turni sarebbero ben contenti perché il lavoro c'è e tanto. Questo per farvi capire che anche gli strumenti utilizzati in tutta questa vertenza sono stati non finalizzati alle funzioni, cioè al reale rilancio dell'azienda, ma sono state finalizzate alle persone. Ci sono queste persone che ormai sono rimaste una 30 di persone che vivono con i 900 euro perché è una cassa integrazione straordinaria a 0 ore ed è il 5º mese consecutivo che stanno praticamente vivendo col sole 900 euro. Questo è una cosa drammatica, specialmente perché molto spesso ci troviamo dall'altra parte del tavolo questo consulente, tal Attila Carrara, che tra l'altro chiude le aziende con una facilità incredibile, che parla di tutto come se fosse la politica non va bene, le istituzioni non vanno bene. Lui parla, si arroga l'idea di
di dire che tutto non va bene, ma il suo utilizzo strumentale della cassa rispetto a mandare via delle persone, però quello passa, quello è corretto, eccetera. Quindi la situazione per noi è difficilissima e ragioneremo con Bruno e gli altri di come andare avanti con questa situazione. Ribadisco un'ultima cosa anche per Ratto, che era un nostro fornitore. Noi siamo andati a trovarli venerdì, 50 famiglie che passeranno veramente un brutto Natale, e il lavoro ci sarebbe, c'è tuttora, viene dato ad altre aziende, viene fatto in altri modi, e non capisco perché non si possa invece onorare gli accordi. E ribadisco che rispetto a un accordo Ratto, Esaote, provincia, comune, regione, quant'altro, rispetto al PUC, che è la variazione di piano urbanistico, ci sono in ballo una cosa come 14 milioni di euro. Secondo me quei 14 milioni di euro varrebbe la pena che venissero utilizzati solo per il lavoro, non per essere regalati rispetto a piani fantomatici che non portano a nulla. Questa cosa qua noi la stiamo seguendo con tutta l'avvertenza, non è la cosa principale per noi è il lavoro, il mantenimento dell'azienda e il rilancio. Però questa è un'arma forte che noi utilizzeremo fino in fondo se ci verrà concesso. Grazie a tutti. Fabio Ferretti, RSU Fuori Muro. Allora, niente, io vi ruberò poco tempo, poco spazio. Volevo iniziare dicendo che apprezzo questa iniziativa della Regione, a maggior ragione per il momento che stiamo vivendo noi della Fuori Muro, lo ha detto bene il Presidente nella sua relazione. Oggi, a breve, credo, scadranno i termini per la manifestazione di interesse per il bando di gara delle manovre nel porto. Il tempo che vi ruberò lo utilizzerò per cercare di spiegare un attimino come siamo arrivati però a questo bando di gara, che avrebbe dovuto vedere la conclusione di un iter che era partito 5 anni fa. 5 anni fa, quando le ferrovie sono uscite di fatto dalla gestione delle manovre nel porto di Genova, lasciando 106 lavoratori alla mercé di una disoccupazione quasi certa. A quel punto si è cercato di intervenire insieme alla Regione e da lì è nato un accordo quadro che in questi anni però non è stato proprio secondo noi applicato per come doveva, ovvero, mi spiego meglio, le manovre ferroviarie si era pensato 5 anni fa che potessero anche, oltre stare all'interno del porto, traguardare anche il navettamento nel retroporto o nei retroporti, e quindi a questi lavoratori è stato chiesto il sacrificio di riqualificarsi. Se sacrificio, sia chiaro, lo dico perché siamo tutte persone insomma intorno ai 40 anni, e diventare qualcosa di ragazzi, sì, ma diventare qualcosa di diverso non è così semplice, anche perché per noi ha significato fare parecchia cassa integrazione. So che insomma qua, voglio dire, nel senso, si parla di cose che tutti quanti vivono, però non è stato facile per noi rinunciare al 40% del salario, fare cassa integrazione e vedere che nonostante tutto, finito il periodo di start-up, ad oggi siamo di nuovo in una situazione di difficoltà. Di difficoltà perché? Perché purtroppo dal porto di Genova, e questa è una notizia che devo dare a chi non la sapesse, dal porto di Genova non è partito un treno. Non è partito un treno per la destinazione che doveva essere, ovvero la nostra azienda ha fatto un treno a lunga percorrenza, ha fatto qualche cosa sul porto dalla Spezia a Rivalta e un paio di tracce da Voltri a Rivalta. Quindi dal porto storico non è successo niente. Ora, è ovvio che a seconda di come andranno le cose, appunto come dicevo prima, a mezzogiorno, credo, o stasera, non lo so neanche, dovrebbero scadere i termini per poter partecipare, per poter fare una manifestazione di interesse a questo bando, noi avremo bisogno che, e lo ricordava
meno male il Presidente nella sua relazione, che la Regione si rimpegna, anche perché non nascondo che noi come lavoratori abbiamo sempre visto la Regione come, permettetemi il termine, un azionista politico di questo percorso, passatemi il termine, virgoletta. Nuova definizione. Ma magari ho coniato qualcosa di nuovo, però levando gli scherzi, diciamo, per noi è importante perché in questi 5 anni non c'è stato da parte, secondo noi, di chi doveva, ovvero della nostra azienda in particolare, un impegno nel portare avanti quell'accordo quadro. L'impegno della nostra azienda è stato semplicemente indirizzato nel andare oltre ai tagli che già aveva fatto all'inizio sui salari, sull'utilizzo delle ferie, insomma sulle speculazioni, che è inutile che sto qua a ribadire perché tutti quanti possiamo immaginare quali sono i mezzi che le aziende utilizzano. Ora, è ovvio che dopo questi 5 anni noi abbiamo tanta aspettativa affinché questo percorso vada avanti e venga comunque consolidato, perché 105 persone che in questi anni hanno dato tutto non possono essere lasciate di nuovo in mezzo a una strada come è stato fatto da Trenitalia, anni fa. È ovvio che mi fermo qui perché molto dipenderà dall'apertura poi di queste buste per vedere se effettivamente ci sono o non ci sono manifestazioni di interesse. Mi permetto di dire, nel qual caso non ci fossero manifestazioni di interesse, ci aspettiamo ovviamente che la Regione riconfermi quanto è stato fatto anni fa. Cercando di dare secondo noi un ulteriore contributo affinché questo percorso diventi veramente un percorso stabile e fra 5 o 6 anni non ci ritroviamo di nuovo nella condizione di veder messa in discussione come sempre, no, le clausole sociali che sono l'unica cosa che i lavoratori chiedono. Grazie. Io sarò brevissimo anch'io, sono Ghio della FIOM del Tiguglio e mi sembrava giusto dire qualcosa anche noi perché qualche problema ce l'abbiamo avuto. Nell'elenco forse ti sei dimenticato la Lames, ma anche su quello vi va dato atto che nonostante le vicende poi abbiano assunto un percorso molto più complicato, ecco, quindi era chiaro che era un'operazione quella del trasferimento che serviva per ricapitalizzare l'azienda, purtroppo la realtà poi è stata molto più drammatica di come si pensava, però credo che la Lames, che è un'azienda del settore automotive, credo che sia la più grande che sia in Liguria, in questo territorio, e sta lavorando in modo forte, chiedendo straordinari e assumendo anche i giovani, questo è il paradosso. Noi ci auguriamo che riesca a uscire fuori perché il 19 c'è l'assemblea dei creditori, speriamo che sia la volta buona, che quindi si possa salvare questo pezzo significativo di industria privata del nostro territorio. Ma volevo anch'io comunque dare atto alla Regione e al Presidente della mano che ci è stata data nella vicenda Fincantieri. E esplicitamente devo dire che noi, come abbiamo vissuto la questione della chiusura dello stabilimento di Riva, è stata un po' questa. Noi abbiamo vissuto questo incubo che è iniziato a settembre del 2010, che a volte nelle ricostruzioni perdiamo un po' i pezzi, quando un sabato è uscito su Repubblica che 3 cantieri più o meno della Fincantieri, Riva, Sestri e Castellammare, venivano chiusi. Noi ci abbiamo creduto da subito e ci siamo preoccupati da subito perché, vedete, arriva, il paradosso era che era il cantiere che in quel momento aveva il più importante carico di lavoro, che era quello delle frame di tutto il gruppo. Quindi se tu pensi di chiudere un cantiere quando ha il più importante carico di lavoro, puoi pensare che forse il carico di lavoro può essere appetibile in momenti di crisi da altre parti e che comunque se ti chiudono quando c'hai pieno del lavoro, figuriamoci quando il lavoro non ce l'avrai. E devo dire che abbiamo fatto per mesi e mesi
in piazza Casino, è un territorio complicato, siamo un po' in una terra di mezzo tra Genova e Spezia, molto isolati. Terra di mezzo è un'espressione, diciamo. Abbiamo vissuto un grande isolamento che ci è pesato, ci ha un po' incarognito, dico la verità, e credo che vada ricordato, questo va dato merito a Burlando, forse nei primi mesi ha cercato un po' di vedere cosa succedeva, però noi era credo febbraio, marzo, eravamo a bloccare le gallerie di Sant'Anna da soli, con una citazione io la devo fare, che l'onorevole Mondello, che è quella che magari non è mai stata troppo vicino a noi, però è quella che in quel frangente c'è stata vicino, e in base a una sua interrogazione il ministro Romani ribadiva che Arriva avevano optato per farci una grande meccanica. Ora, a parte questa cosa qua della grande meccanica che ci sarebbe anche piaciuta, che certamente è stata promessa anche a Sestri Ponente, inizialmente sì, nel piano era trasferito a Sestri Ponente. Ora, su questa grande meccanica voglio solo far riflettere che noi abbiamo un po' di cassa integrazione. Nel navale, diciamo, è tirata per i capelli, non esiste. In meccanica la cassa integrazione c'è, perché c'è scarico di lavoro, ecco. Quindi, pur essendo rimasta la piccola meccanica, ecco, per dire della strumentalità della cosa. Quel giorno che eravamo a bloccare le gallerie, sicuramente la regione ci ha rotto dall'isolamento, perché l'azienda sapeva che noi eravamo isolati, anzi dicevano anche che avevano un sacco di, potevamo fare quello che volevamo, ma avevano il via libera, insomma, trasversale da parte di tutti i colori politici, la spendevano anche pubblicamente. Ma quel giorno lì l'idea di Burlando, siccome noi avevamo la bandierina della gru, quella che era caduta, di chiedere a Fincantieri che ci mettesse i soldi per comprare questi 2 milioni per comprare questa gru, ecco, è stata un'idea importante, perché ci ha tolto soprattutto dall'isolamento in cui eravamo anche politicamente in quel momento. Poi so che qualcheduno, avevo letto sul giornale, aveva anche ironizzato che essendo una gru sulle ruote si poteva anche trasportare, ma su quello devo dire che la gru proprio che era caduta era una gru che veniva dall'Orn, tra l'altro era anche la più buona di quelle che avevamo, quindi questo insegna che non è che c'è bisogno delle ruote per trasportare le gru e i capannoni. Se vogliono, voglio dire, nel momento che le aziende chiudono le trasportano anche se le ruote non ci sono. L'ultima cosa, e termino, mi aggancio all'introduzione di Burlando, che è questa. Io credo che sia stato fatto veramente una grande impresa, e sicuramente la regione salvare 3 cantieri non è una cosa semplicissima. Credo che non era facile pensare di riuscirci. Sicuramente bisogna stare attenti che non abbiamo salvato dei gusci vuoti, dei capannoni, perché forse dalle mie parti si nota di più, perché essendo provincia, vedere arrivare lavoratori da altri paesi, la gente comincia a chiedersi, vuol dire, ma sei servo, cioè, insomma, se c'è la gente che perde il lavoro, i figli che prendono vanno in paesi all'estero, e nel territorio del Tigullio il cantiere, che insieme all'Arinox e la Lams sono gli unici polmoni occupazionali, vedere passare in bicicletta col caschetto lavoratori che sicuramente hanno bisogno come noi, che vengono da altri paesi e che lavorano tra l'altro per 4 lire, diventa un problema. Ecco, io credo che diventa un problema che il primo Salvini o Le Pen, che capiterà da quelle parti lì, questione di mesi, lo strumentalizza e ci va a nozze. Ecco, per cui io credo che con Fincantieri bisogna che finiscano di raccontare un sacco di bagianate. Io la cosa che non capisco, e termino su questo, no? Io sono stato per 35 anni iscritto a un partito e nelle sue evoluzioni, per cui io credo nella politica. Poi sto aspettando che arrivi un Giovanni Hernani che mi dia anche un po' di passione, un po' di impegno, perché credo quello che chiedo dalla politica. Ma non sono uno che cavalca l'antipolitica che va tanto di moda. Credo che i guai che abbiamo è che perché la politica sia profondamente in crisi, e quindi avrebbe bisogno anche di qualcheduno che lo rivitalizzi. E non credo che le soluzioni siano quelle di cavalcare qualche... Tra l'altro vedo che siamo una platea di appassionati dell'articolo 18, siamo rimasti, sarà una combinazione, ma
Però ecco, io credo che non sia la soluzione quella di cavalcare alcuni cavalli di battaglia che non porteranno a nessun posto di lavoro, ma anzi la passione dovrebbe, soprattutto a quelli che veniamo da una certa storia, ricordarcela questa storia, perché noi veniamo da una storia in cui abbiamo persone che ci hanno lasciato il posto di lavoro, dalle mie parti tanti, e che proprio dopo lo statuto dei lavoratori sono riusciti a rientrare, qualcheduno che ha voluto rientrare in quelle fabbriche lì, che l'avevano licenziati perché magari facevano il picchetto oppure arringavano in un'osteria coloro che facevano i crumieri. Però io credo che la politica sia anche questo, sia anche quello di avere persone nei posti chiave, nei momenti di bisogno, per cercare di risolvere il problema. Io credo che la politica sia passione, impegno, ma anche pragmatismo. Questo va riconosciuto comunque a questa, a, diciamo, a chi ha diretto la regione in questi anni. Credo che su Fincantieri, e termino, occorre un attimino mettere i puntini sulle i, anche perché fosse un'azienda privata, un'azienda, una multinazionale, credo che poi diventa anche difficile. Ma qua ci si dimentica che è un'azienda in cui poi gli amministratori vengono nominati da chi è al potere in questo momento. Cioè io mi chiedo, ma possibile, è questo che mi fa incazzare a volte, ma dopo qualche settimana, qualche mese in cui la politica ha portato 5 miliardi e 400 milioni di euro, dove verrà fatto anche il rinnovo piano industriale, che peraltro ha fatto l'ammiraglio, perché neanche il sindacato aveva il coraggio l'anno scorso di presentare il piano industriale di De Giorgi, se lo dico con molta. All'inizio di Belin, ma sto chi l'è matto? Invece Belin, sto qua era lucido e ha saputo anche metterle bene insieme. Ma dopo che gli porti 5 miliardi e 400 milioni di euro che risaneranno anche i conti dell'azienda, come avviene da quando io sono in Fincantieri, quindi non può essere cambiata adesso, e quando c'erano dei dirigenti molto più illuminati, ma possibile che non siamo, che dobbiamo sempre essere lì ad accontentarci che magari sistemino qualche pezzo da qualche parte e non siamo in grado di dire che assumino un po' di persone, non li trovano? Ma com'è possibile che no? Ma si formano questi lavoratori? Bisogna prendere lavoratori che sono sul posto, perché quando i lavoratori nelle fabbriche sul posto non ci sono più, diventa anche difficile poi difendere le fabbriche. E se non si difendono le fabbriche, queste fabbriche non ci saranno più, andranno da altre parti, magari anche fuori dall'Italia, e credo che questo sì che è veramente un problema per rilanciare l'economia di questo paese. Grazie. Buongiorno a tutti, Paolo Ferrari, Compagnia Portuale di Savona. Ringrazio questa istituzione che ha dimostrato molta sensibilità nel cercare di risolvere questioni decisamente critiche e quindi va dato atto della volontà di risolvere delle criticità. Dove si prova almeno a risolvere le criticità. Di contro, io che vengo da Savona, registro che non tutte le istituzioni sono così, e mi spiego. E di questi giorni, purtroppo, registriamo, noi siamo entrati in stato d'agitazione questa mattina come compagnia portuale, perché riteniamo che gli atti che l'autorità portuale vorrà proporre nel prossimo comitato del 18 di dicembre vadano sostanzialmente a scardinare quella che era un'organizzazione del lavoro che in questi anni ha funzionato e ha prodotto dei risultati, anche non senza qualche criticità. Prima il Presidente diceva che i porti sono una risorsa per la Liguria e sono una, da tutelare, da far crescere. Bene, noi in questi anni, nel 2004 è stato fatto un patto del lavoro che, nel rispetto della legge 84-94, in porta a Savona si sapeva distintamente chi faceva che cosa, e questa organizzazione ha portato dei risultati e delle tenute pur con qualche... Adesso viene messa in discussione perché si intendono adottare dei provvedimenti concessori nuovi e si vuole mettere mano a quello che è il regolamento della fornitura del lavoro temporaneo.
Noi siamo molto preoccupati di questa cosa qua, perché rischiamo che ci sia una corsa a ribasso, che si scateni una guerra fra poveri, e siamo molto preoccupati dell'intaccamento di questo equilibrio che con tanta forza e tanta fatica abbiamo cercato di difendere in questi anni, facendo da banca ai terminalisti, in parte, facendoci carico totalmente della crisi del 2009, perché quando c'è stata la crisi del 2009 la compagnia portuale si è fumata, tra virgolette, 2 milioni di euro di riserve per mantenere l'equilibrio. Abbiamo sempre tenuto un profilo molto basso, ragionevole, digerendo a volte anche delle situazioni che erano difficili da digerire, ma sempre con la prospettiva che ci venisse almeno riconosciuto il ruolo. In questo momento, scusatemi, io sono profondamente, cerco di trattenermi, ma sono profondamente alterato dal fatto che ci sia qualcuno che oggi si permetta di, come posso dire, di non dare il ruolo alle cose che sono, cioè di non riconoscere un ruolo a un sistema che ha funzionato. Io non dico che è solo merito della compagnia, assolutamente non. La parte l'abbiamo fatta tutti per cercare di crescere e di far crescere il porto. In questo momento il porto di Savona ha bisogno di lavoro e ha bisogno che ci siano le stesse regole che hanno garantito l'equilibrio dello stesso, la dignità e la sicurezza. Perché se il porto di Savona prende un declino e scivola verso una deregolamentazione, cade tutto, cade anche un discorso di sicurezza. Io fra l'altro sono RLS di sito e vi posso garantire che il tema della sicurezza si potrebbe strumentalizzare e non è mai passato nella mente di strumentalizzarlo, ma vi posso garantire che si incominciano a vedere, ad intravedere delle situazioni poco piacevoli, e questo è brutto. Noi difenderemo con tutte le forze lo status quo, che non vuol dire non essere flessibili a capire se ci possono essere degli aggiustamenti, ma rispettando quelli che sono i ruoli e la dignità. È 23 anni che faccio questo lavoro qua e non mi permetto di mettere in discussione la validità degli altri, e mi disturba quando mettono in discussione la mia, non la mia, il ruolo della mia azienda. Grazie. Con Pasa chiudiamo? Con Pasa chiudiamo. Bene, ma intanto lo dicevano già chi mi ha preceduto, un ringraziamento sia agli assessori che al Presidente, perché, come dire, giornate e mattinate come queste sono sempre utili anche per mettere un pochettino insieme anche le questioni dei vari territori. In premessa e anche nella comunicazione che avete inviato alle singole RSU ci sono parte delle questioni, delle vicende che in questo territorio, in tutta la Liguria, avete, diciamo così, portato all'onore della cronaca. Ce ne sono state tantissime, decine e decine in tutti i territori, poi io conosco quelle di Savona, dove non vengono citate nel documento, perché mi rendo conto che in una mattinata non sarebbe possibile, ma dove ci sono stati anche dei risultati molto positivi rispetto alle crisi, rispetto alle situazioni di continuità degli stabilimenti e delle aziende nel savonese. Però sulle tre questioni che avete, diciamo così, portato all'attenzione su Savona, perché poi su quello, sulla questione della Piaggio, lo diceva già Bruno, concordo sul fatto che lì la questione non è assolutamente... Il fatto che concordi con Bruno è già un passo molto in avanti. Notizia rilevante. È assolutamente... Ma l'ho detto perché era al telefono. Siccome ha detto che è d'accordo con te, Bruno. No, visto e considerato che notizia rilevante, non su ciò che hai detto su Piaggio, ma sul pezzo iniziale, no, sul pezzo, per essere, come dire, tanto è l'ultimo intervento qui. No, assolutamente, non ho incontrato nessuno sulla via di Damasco. Mi facevano santo subito, si faceva anche questo. Però rispetto alla situazione che si sta vivendo, io dico in quegli stabilimenti,
lì abbiamo sottoscritto un accordo, come ben sai, perché riparte in causa e anzi protagonista nell'averlo portato a casa quell'accordo unitario il 10 di giugno, poi ratificato da tutti. Penso che sia opportuno, diciamo così, nel mese di gennaio riprendere un pochettino il filo rispetto a ciò che avevamo, diciamo, condiviso e gli impegni che l'azienda effettivamente ha portato avanti oppure no. Perché dico questo? Perché anche sulla questione delle esternalizzazioni, qua c'è il soggetto che si prenderà in carico le attività e che ha già messo su uno stabilimento da qualche settimana, ma è tutto, ricordiamoci, concatenato alla serietà e carichi di lavoro che Piaggio metterà in campo da qui in avanti. Lo dico perché prima Spallarossa diceva, qualche giorno fa abbiamo avuto l'incontro con l'azienda, noi abbiamo avuto un incontro mercoledì con l'esternalizzatore e giovedì con l'azienda, ci pare di nuovo di capire che il budget sui carichi di lavoro del 2015 non siano ancora, come dicono loro, congelati. Quindi c'è la preoccupazione che oltre alla questione dell'esternalizzazione, oltre alla questione della gente che non digerisce questa cosa qua, c'è anche la possibilità che i tempi che ci sono stati detti siano nuovamente posticipati perché, ripeto, gli impegni che questa azienda prende purtroppo sono ballerini, a utilizzare un aggettivo. Tra l'altro hanno di nuovo e nuovamente cambiato il management locale, quindi si deve sempre partire, cioè chi è, da sei mesi. Cioè che chi gestiva la trattativa dal punto di vista del personale oggi la sta facendo seguire un altro. Rondine? Sì, il rondine adesso è sempre un animale, perché c'è un altro gallo, c'è il gallo di turno, prima c'era l'orsi, però sono, come dire, è un continuo modificare la struttura societaria, ma con chi parla col sindacato, che non ci permette di andare avanti. Sulla questione invece Demont, anche qui sono molto, per carità di Dio, chiaro, pragmatico. Questa è l'azienda che si occupa di manutenzione, di impiantistica più grande di tutto il paese, è la più grande. Ha oggi tra diretti e indiretti più di 1500 lavoratori, è un'azienda che storicamente, essendo azienda padronale, perché questa è un'azienda padronale, sul territorio ha, come dire, senza condividere nulla né con le istituzioni né col sindacato, però per 60 anni ha portato avanti l'azienda, l'ha portata avanti, devo dire la verità, bene. Oggi, oltre al problema che hanno rispetto a tutto il pezzo del Maghreb, Libia, Tunisia, Algeria, Egitto, eccetera, eccetera, c'è il rischio che ci lasciano davvero le piume, perché hanno fatto un investimento di più di 20 milioni di euro in tutto il Maghreb, con la situazione politico-sociale che c'è in quelle zone, rischia davvero di minare anche l'azienda in Italia. Su quella roba lì, visto che sono davvero molto, come dire, non sono abituati ad avere relazioni sindacali, relazioni industriali normali, è opportuno che anche lì immediatamente cerchiamo almeno di fare un pochettino di chiarezza. Perché? Perché la preoccupazione maggiore che c'è è che la famiglia, che appunto è datore di lavoro di questa impresa, abbia addirittura deciso di andare, come dire, di non risiedere neanche più in Italia, quindi di spostare anche tutto il resto. Noi nella giornata di domani faremo il primo accordo, spero, poi vediamo come sono le condizioni, su una mobilità volontaria e dopodomani su una cassa integrazione per i primi 140-150 persone, però lì si deve intervenire subito. Ultima cosa, perché secondo me la più, devo dire, importante, almeno per la giornata odierna, per quello che comprende Savona, su Bombardier. Penso che nella giornata di venerdì avete, gli assessori, te, tutti, avete fatto un lavoro straordinario rispetto alle questioni di questo stabilimento, perché aver reso non appetibile di più questo territorio, quindi questo stabilimento di Vado Ligure, della provincia di Savona, in Liguria, in Italia, ad un'azienda che ha centinaia di siti produttivi e siti di progettazione in tutto il mondo, penso che sia davvero un momento, una cosa straordinaria che avete fatto. Mi rendo conto, ci rendiamo conto tutti, oggi abbiamo un incontro alle 14.30 anche con voi presso l'Unione Industriale di Savona, che quella roba lì è propedeutica per, e qui bisogna chiamare la responsabilità. Mi rendo conto che è molto più difficile che Demont rispetto al territorio, perché lo diceva prima Martinazzi nel suo intervento,
Questi da Bombardier Vado Ligure hanno ottenuto 340-350 milioni di euro di utili negli ultimi 10 anni. Penso che sia sacrosanto che qualche milione di quei 350-340 debba essere reinvestito sul sito di Vado Ligure, tenendo, come dire, sempre la barra dritta anche dal punto di vista industriale, perché sono gli unici che rispetto alla progettazione e costruzione di materiale rotabile in questo paese sono nelle condizioni di dare e rispondere al cliente in tempi certi. Chiudo dicendo, prima hai fatto un passaggio su Ansaldo Breda, sulle ETR 1000. Oggi l'ETR 1000, lo Zefiro, è di fronte allo stabilimento Bombardier di Vado Ligure, ormai da qualche settimana, è di fronte allo stabilimento di Vado Ligure, perché lo dicevo prima, perché sono gli unici che sono in grado e nelle condizioni di poterli fare il testing per essere poi messo, diciamo, su rotaia, per poi transitare. È normale, lo dico in maniera molto rispetto all'incontro che avremo anche nella giornata odierna, oltre all'auspicio che ci presentate, logicamente quello che avete portato in giunta, ma non penso che ci siano problemi, l'auspicio più grande è quello che l'azienda ci deve mettere anche un pezzo del suo, cioè deve prendersi l'impegno che entro non oltre una certa data, che non può essere logicamente oltre il mese di marzo, così ce la diciamo tutta, sia nelle condizioni di dirci se l'appetibilità che avete reso, diciamo, voi, se la disponibilità che abbiamo dato noi nelle ultime settimane in termini di esternalizzazione, interinali, straordinario, sia poi tramutata in volontà di investire dall'azienda, perché sennò di lì, dal mese di agosto, siamo tutti come tante altre aziende. Grazie. No, io non voglio aggiungere praticamente niente, mi è solo venuto in mente che è stato molto utile fare questa iniziativa, perché mentre noi vi conoscevamo tutti, non credo che tra voi vi conosceste tutti, insomma, no? Credo che sia stato utile una carrellata, perché, diciamo, lavoratori che conoscono benissimo la fabbrica, magari, non so, la Demont non la conoscevano, o comunque non così da vicino, ecco. Ma voglio solo dire una cosa che ho dimenticato. Dunque, per il ribaltamento abbiamo avuto due passaggi importanti, i soldi e il progetto. Spero che già il 18 a Roma, quando Guccinelli sarà giù per Tirreno Power, si possa avere un incontro col Ministero dell'Ambiente per avviare il percorso approvativo, che è il passaggio che adesso manca per poter indire la gara. Per il resto io direi che, senza riprendere i temi adesso su tutte le cose che ci siamo detti con Renzo e con Enrico, dobbiamo entrare in una fase operativa nei prossimi giorni. Per esempio, bisogna mettere coi piedi per terra la vicenda OMS, diciamo, Esaote, le Master, insomma. Vi segnalo una cosa molto particolare: il 31 dicembre cambia regime degli ammortizzatori. Lo dico non per far fretta a nessuno, ma per una parola di verità, e quindi se individuassimo un percorso decente, forse varrebbe la pena di riflettere sul fatto di usare ancora gli strumenti in essere, perché dopo sono peggio. Però lo dico, ripeto, in punta di piedi e col massimo di rispetto. Niente, poi una per una adesso le mettiamo su, diciamo, e, o meglio, continuiamo. Oggi è una giornata buona, casualmente è capitato insieme a Mianto e questa... No, io ci tenevo a fare questa iniziativa, voglio dire una cosa sola, perché volevo un po' il polso delle fabbriche, insomma, e dei porti. Consentitemi di dire con piccola, diciamo, punta d'orgoglio, che da questa mattinata non ci viene una richiesta di cambiare tutto il lavoro che si è fatto. Siccome in questi giorni questa cosa un po' si dice, si agita, insomma, da qui vi è una richiesta di magari di fare meglio, ma di non buttare tutto quello che si è fatto. Ecco. Abbiamo speso 10 anni con Enrico, con Renzo e con tanti altri colleghi di giunta, di consiglio, a seguire le fabbriche. Il modo stesso in cui ho presentato questa iniziativa, almeno penso che ci possa consentire di dire che conosciamo le cose di cui ci stiamo occupando. Ecco. Almeno questo. E che in qualche caso ci abbiamo messo anche un po' le mani, insomma, ecco. Ma questo vale anche per l'AMT, per l'ATP, cosa di cui si è occupata di più Lella con Enrico in quel caso.
Cioè, a me pare che sia giusto che ognuno che si adesso si avvicina a questa vicenda dica quello che vuole fare lui, insomma. Però ci sono alcuni campi in cui dire che si è sbagliato tutto non mi pare una cosa giusta, insomma. E quindi difenderemo con molto orgoglio il lavoro fatto in questi mesi. In questo e in altri campi abbiamo avuto anche piacere di sentire che il giudizio non è solo nostro, perché a volte uno se lo dice da solo, se lo dice. Quindi useremo i mesi che mancano per continuare, diciamo, a lavorare in questo campo, per difendere situazioni difficili, perché, come ho detto stamattina, concludo qua, la politica si è messa male, non deve dare la colpa a nessun altro. Però è vostro interesse, come dire, contribuire a tirarlo un po' su, perché se la si butta più giù, per chi lavora è peggio. Perché, diciamo, grandi realtà imprenditoriali, manageriali, eccetera, possono difendersi anche da sole. I lavoratori in buona parte si difendono da soli, ma se poi a un certo punto lavoro, istituzioni, combattono fianco a fianco, è meglio, insomma, ecco. È vero, non sempre siamo partiti con le stesse idee, ma poi siamo arrivati sempre con le stesse idee, nel senso che abbiamo convenuto che si prendeva quello che si poteva prendere. Io, per esempio, non ho mai detto, se non consegnate la nave a Sesti, vengo con voi. Non l'ho mai detto. Non l'ho mai detto perché pensavo che sarebbe stato un esito drammatico di quella vicenda lì per quel cantiere. E quindi voi avete detto questo, io trattavo con i cantieri perché ne portassero delle altre, ci siamo divisi un pochino i compiti, insomma. E alla fine abbiamo fatto una battaglia molto dura con Bono, una battaglia molto dura col governo, e siamo arrivati a una conclusione, perché poi ci sono momenti in cui la politica fa una cosa, i lavoratori ne fanno un'altra, e momenti in cui, se ci riesci, poi fa la stessa cosa, no? Così come con Piaggio, cioè, io ho capito un certo momento che non si riusciva a difendere tutto, ma abbiamo difeso 100 posti di lavoro in più a Sesti Ponente, che sono sempre 100 famiglie che, insomma, e così via, insomma. Poi, se quel sito lì rimane produttivo, può darsi che altri possano continuare a lavorare lì, e poi chissà, insomma. Io voglio solo dirvi questo, a conclusione di un lavoro lungo, insomma. Abbiamo sentito stamattina una ventina di interventi, insomma. Non voglio togliere nulla a capacità manageriali e imprenditoriali che pure ci sono in questa regione, ma se il livello medio di chi dirige le aziende fosse pari al livello medio di chi ha parlato oggi qui, le aziende ligure sarebbero messe meglio. Lo voglio dire così. Durante un incontro che abbiamo fatto con Esposito, l'AIR, ho detto una cosa che lui mi ricorda spesso, ci vedremo ancora giovedì sera, che vuole vedermi. Io ho detto, non ho mai visto aziende che sono andate a bagno per i lavoratori, ne ho viste tante che sono andate a bagno per gli azionisti, gli imprenditori e manager. Dice che quella frase l'ha molto colpito, che la ritiene vera, sa da dove vengo, perché, diciamo, vengo da lì, insomma, dal mondo del lavoro, con la famiglia, voglio dire. Però voglio dirvi, appunto, del rispetto che si deve a un sindacato, a un mondo del lavoro, a consigli di fabbrica, come si chiamavano una volta, adesso come si chiamano adesso, duri, ma, diciamo, giusti, ecco, duri ma giusti. E quindi, diciamo, continueremo a lavorare insieme in questi mesi, ma sono certo che poi ci sarà comunque occasione anche in futuro di tenere un filo di rapporto con voi nell'interesse di questa nostra comunità. Grazie a tutti.